fa niente, famo con le torce. Con le torce. Famo con le torce. Oggi. Però il sito lì dove dobbiamo arrivare, se notte, che cavolo fai con le torce? Non è facile illuminare. Il sito internet? No, il sito archeologico. Il sito monumentale lì dove dobbiamo andare, non questo eremo. Ah, ho capito. Che è l'obiettivo di oggi. Che no? È chiamato sito dal 2000. Sito. I luoghi è chiamati siti dal 2000. Perché? Prima del 2000 si chiamava il luogo. Adesso è anche un sito archeologico, sito monumentale, un sito religioso. Però dal 2000 in poi è diventato tutti i siti. Tutti i siti. Tutti i siti, compreso il sito internet. Sì, compreso il sito internet, sì, infatti. Siamo qui, oggi è 11 novembre 2019. San Martino. Di Tur. San Martino, festa dei cosi oggi, no? Festa di coloro i quali gli uomini sono stati piantati i corni dalle donne. Ah, i cornuti. I cornuti. Ho capito. E quindi noi, niente. Noi non siamo cornuti. No, senti. Noi è. Via San Martino, va. Te ti vuoi dire me, perché io ne so tante della festa di San Martino. Sì. E nammado. Tutte le donne che ci ho avuto. Ma ne mesi i corni. Tutte! Tutte! Forse tranne una. Però se no tutte. Mamma mia. Forse tranne una, sì, metto sì. Il forse. Se no tutte. Tutte. E allora la festa è mia. Allora, per festeggiare degnamente questa festa, andiamo a visitare l'eremo di San Bonfilio. Però bisogna vedere questo sito. Santo. No, il sito. Il sito internet. Lasciamo internet e i siti, ma. Questo santo, che santo è? Hai fatto una ricerca? No, è un santo vissuto nell'anno 1000. Dal 1000 al 1100. Sì, posso vedere io adesso tramite cellulare la storia del santo, la legge. Ma non so se si trova, Bonfilio. Non so se si trova. Adesso ci provo. Così la legge, no? La legge in questo e percorso. E praticamente è andato lì a Monaco. In quella specie di abbazia che c'era una volta lì. Allora non è andato in una spelonca come Santa Sperandia? Santa Sperandia non si è conosciuti comunque. Perché non perché era Santa Sperandia era del secolo successivo, non si è conosciuti. Cent'anni dopo. Ho capito. Nel 200, sì. Cent'anni dopo c'è venuto lui, Bonfilio. No, lui è cent'anni prima del Santa Sperandia. Ah, lui cent'anni prima addirittura. Sì. 1400. Mille, ah, nell'anno proprio nel 1000, proprio nell'anno 1000. E na miseria. Parliamo di mille anni fa. Mille anni fa, ma. San Bonfilio. Adesso mi dici come si chiama di preciso il nome? Osimano, era di Osimo, stato eremita a Cingoli, poi vescovo di Foligno. Solo questo, però parliamo di mille anni fa. Non ce lo immaginiamo, no? Anche se uno a scuola, no? San Bonfilio? Bonfilio! A scuola tutti studiano nell'anno 1000, la rinascita, grazie ai benedettini e ai camaldolesi. Però chi è che realmente uno come fai a immaginare com'era la vita nell'anno 1000? Possibile, impossibile, troppo cambiata, non c'è più niente di quella volta. Non c'è più niente, le città di adesso erano cittadine, erano chiuse dentro le mura, fuori delle mura non c'era niente, tutte campagne, c'erano solo. Non so se manco c'erano gli agricoltori, maggior parte erano selve. Ho capito, infatti. Infatti erano tutte selve. Infatti questa chiesa sta in mezzo a un bosco lì. Sta in mezzo a un bosco. L'ho trovato, Nella valle che sta verso il lago, diciamo, dove adesso c'è il lago dei Cingoli. Adesso lo leggo, Hai trovato la storia? Sì. Nacque ad Osimo nel 1040. In giovane età si ritirò nel monastero benedettino di Santa Maria di Storaco, presso Filottrano. Storaco? Quella dove siamo andati noi quella volta? Quella che stava per Cascagiù. Sì, nel 1072. Quella della famosa statua di San Domenico. Nel 1072 figura per la prima volta come vescovo di Foligno, succeduto ad Azzo, nello strumento di donazione del conte Ugo a San Mainardo,
in seguito fondatore dell'abbazia di Santa Croce di Sassovivo. A Foligno? Quella che siamo stati quella volta? Non mi ricordo più. Con Barbara? Volta. No. Con chi? Quella volta con Johnny. Ah, sì, giusto. Johnny. Nel novembre del 1078 dona pre-remedio anime ai canonici della cattedrale la metà delle offerte dei fedeli insieme con la metà del chiostro, fondi rustici e varie chiese. Tra queste figura anche la Piave di Rovigliato. Pieve può essere? La Piave di Rovigliato, sì, il Piave è un fiume. Però siccome vai forte, troppo forte, non leggi niente. Sì. In cui altare sarebbe stato consacrato nello stesso anno da Bonfiglio. Di tali donazioni è rimasto un atto ufficiale nell'archivio capitolare di Foligno e datato 3 novembre 1078. Tra il 1096 e il 1104 partecipa alla prima crociata in Terra Santa, dove si trattiene per qualche anno in vita contemplativa. Questo periodo della sua vita di eremitaggio pellegrino in Terra Santa il ritorno, la visita. Oh, cosa sto a leggere? Qualche anno vita contemplativa. In questo periodo della sua vita di eremita pellegrinaggio in Terra Santa, il ritorno, la visita a Pasquale. No! Il che. No, Pasquale di Isidoro! La visita a Pasquale II come successore sulla cattedra di Foligno. La rinuncia, Pasquale II sarebbe stato il vescovo di Foligno, il successore. Che la rinuncia definitiva alla diocesi e il ritorno alla sospirata vita eremitica prima nei luoghi della sua giovinezza a Storaco, poi a Santa Maria di Fara, presso Cingoli, fino alla morte sopraggiunta il 27 settembre 1115. Oh, praticamente nel suo posto dove andiamo oggi, lui è nato dopo che si è ritirato da vescovo. Ah. Dopo che si è ritirato da vescovo, e lui non voleva più fare la vita da vescovo, voleva fare l'eremita, è andato lì, in quella chiesa dove andiamo oggi, Santa Maria di Fara, che è chiamato Eremo di San Bonfiglio. È stato lì fino a che non è morto, e infatti dopo è sepolto a Cingoli. Quando Bonfiglio, lasciato il chiostro di Santa Maria di Storaco, decise di ritirarsi a vita eremitica, scelse la remota Convalle ex Celsis e Montibus, circondata, su cui sorgeva l'antico oratorio di Santa Maria della Fara, fondato in un periodo imprecisato tra la metà del V1, c'è scritto sesto e l'inizio delle 1X. Cos'è? Cos'è 1X? Nono secolo. Da un gruppo. Oh, non te. Dai, fuori strada. Secolo, da un gruppo di stirpe longobarda, passato poi alle dipendenze del monastero benedettino di Santa Maria di Storaco. In tale luogo Bonfiglio passò il resto della sua vita, e proprio di rimpetto all'antico oratorio. Cos'è? Il resto della sua vita è proprio di rimpetto all'antico oratorio. Ne venne inumato il corpo. È stato lì nel suo eremo i primi tempi, dopo mi pare che il corpo è stato trasportato da una chiesa al centro dei Cingoli. Con il passare degli anni però sia l'oratorium sia la tomba del santo caddero gradualmente in abbandono. Non subì invece la stessa sorte la devozione tributatagli dai cingolani. Tributatagli. Ah. Oh, io a me mi stava venendo caldo. Madonna. Mamma mia. Il culto di San Bonfiglio conobbe anzi un periodo di rinnovata ampia fortuna a partire dallo spazio di tempo che può essere collocato tra la metà e la fine del secolo X2. Cos'è? X2. X2. Due stanghe, lo sai che vuole di due allora? Sì. 12.
12, quando almeno stando alla tradizione agiografica, in conseguenza di un avvenimento miracoloso avente per protagonista un giovane infermo figlio di un rusticus della vicina isola degli Orzali, ne fu rinvenuta la tomba totalmente coperta dalla vegetazione. Il piccolo e oramai diroccato oratorio di Santa Maria della Fara divenne dunque in seguito il miracoloso rinvenimento meta di frequenti pellegrinaggi da parte dei fedeli che vi si recavano per pregare e onorare il santo. Mica ho capito niente io. Cioè tu, quindi tu leggi e non ho capito io. Ne fu rinvenuta la tomba totalmente coperta dalla vegetazione. Il piccolo e oramai diroccato oratorio di Santa Maria della Fara. Te perché ci hai capito qualcosa? Sì, hai detto benissimo, no? Avvenimento miracoloso avente per protagonista un giovane infermo figlio di un rusticus della vicina isola. Ah, un infermo, un tarino, rustico. Un rustico infermo, è stato guarito. È stato guarito e a quel punto è cominciato i pellegrinaggi in questo posto. Rinvenimento metà di frequenti pellegrinaggi da parte dei fedeli che vi si recarono per pregare e onorare il santo. È in tale episodio probabilmente che va individuato il termine post-QM, oltre che dalla fondazione e diffusione del culto di San Bonfilio in terra cingolana, dell'avvio della tradizione dell'avvio della tradizione toponomastica indicante come Valle di San Bonfilio, la zona boscosa nella quale sorse l'oratorio di Santa Maria di Fara. Adesso ho finito quasi. A posto, è meglio perché sennò la gente dice non è. Il numeroso e crescente afflusso di fedeli spinse probabilmente le autorità ecclesiastiche a rinnovare e forse a ingrandire l'antico edificio sacro. Tale ricostruzione è inoltre lecito pensare concise anche con l'affermarsi della tradizione toponomastica, già consolidata, come si è detto, all'alba del secolo X3, indicante come Ecclesia San Bonfili, Chiesa di San Bonfilio, la precedente Santa Maria di Fara. Il 1 giugno del 1631 il corpo del santo venne traslato nella chiesa di San Benedetto di Cinguli. Ecco. Te lo sapevi già? Sì, che non c'è più lì il corpo. Quindi, sta al centro, in una chiesa del centro. Solo un miracolo San Bonfilio ha fatto. Sì. È stata dura, eh? La devozione è solo per un miracolo. Però. Vabbè, cosa ne sappiamo noi dei altri miracoli non documentati oppure dei miracoli del cuore, dell'anima? Per farlo santo. Le conversioni, non è che c'è una prova medica, no? A Međugorje allora la maggior parte dei miracoli non è quelli fisici, quelli di conversione. Però c'è stati gente... anche fisici. Sì, sì, però la maggior parte è quelli di conversione. Quelli dell'anima, quelli non c'è un certificato medico, quindi non lo sappiamo noi quanti ce ne sarà milioni. Ho capito. Ogni pellegrinaggio minimo una metà di gente va a casa convertita. Sì. Pensa quanti pellegrinaggi c'è, milioni. Anche quelli milioni. Che ci vanno solo per vedere UFO. Anche quelli agnostici. Cosa c'è UFO là? Quelli lì c'è, se vedi i dischi volanti. Anche quelli che vanno là per vedere delle cose nel cielo. Ecco, io non ho visto niente ad esempio. Sì, però chi è che ci va solo perché è agnostico, non crede a niente, va là solo per vedere delle cose nel cielo, per filmarle. Sì. E a volte qualcuno si è convertito. A me non è mai che fosse mai capitato di vedere qualcosa nel cielo, niente. C'è chi è che vede, c'è chi è che non vede. Dopo te quella volta invece che ti è capitato di vedere qualcosa e non c'avevi con te lo strumento di ripresa. Di lavoro, come di dici? Di lavoro. E non hai potuto documentare niente. Guarda un po'. Sto fatigando. Guarda lì sotto. Per il greppo. Allora, adesso andiamo a vedere cosa c'è rimasto del suo eremo. Dopo mille anni. Recitiamo un rosario prima di arrivare. Sì, dai. Però prima la particolare protezione di San Michele Arcangelo invocamo. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Sii tu il nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo.
che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la potenza divina ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali errano nel mondo per perdere le anime. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, affinché non periamo nell'estremo giudizio. Amen. Allora, io te volevo dire, Luca, qui leggo un foglio di carta che c'è scritto del suo libro qui, guarda, Don Peppino Co, le sette tappe della guarigione fisica. Senti, se nessuno mai ha sentito questo che parla questo Peppino. Cioè, questo è l'ha scritto? Mai nessuno l'ha letto, mai. Mai nessuno, perlomeno. Te sei il primo, quello che l'ha scritto, quello che l'ha pubblicato, manco lo sapeva che c'era. La casa editrice che ha scritto sto coso non sapeva che c'era. Come vuoi dire nessuno l'ha mai letto? No, e non lo dice ne mai nessuno delle prediche. Ah, però qualcuno al mondo l'avrà letto. Sì, certo. Ah. Chissà quanti l'ha letto. Ah, ecco. Però non è che ci conosciuto nelle prediche, nelle messe. Sì. Ah. Non ecco, nessun posto su YouTube, poi nessuno proprio, una cosa fuori del. Ma te sette tappe che fai? Quante ne leggi? Tutte le leggi? No, una. Quale? La seconda o la terza? Qual è? Questa qui, senti che roba, eh? Vabbè. La terza tappa da superare per ricevere la guarigione. E quell'altra di la gente dice quell'altra due? Se lo vanno a leggere lo compri nel libro. Comprende il libro, però non comprende niente. Non comprende niente, bisogna che lo fai te. Lo leggo io. La terza allora tappa. Allora, mai che cominciare dalla prima. Ma a parte che cosa te No, io te volevo leggere a te per condividerlo. Ah, vabbè. La terza tappa da superare per ricevere la guarigione è di credere che Dio vuole che tutti viviamo in ottima salute. Satana invece su questa verità è molto dubbioso. Conosco molti bravi cristiani che vanno a messa la domenica ma dubitano che Dio voglia veramente che viviamo in ottima salute. Pensiamo che la malattia sia permessa da Dio. Non si sa per quali intenzioni nascoste, quindi è inutile chiedere la guarigione. La malattia, come la morte, è il frutto del peccato, un frutto avvelenato. Essa va combattuta con tutte le terapie e le cure necessarie, ma va curata anche con molta preghiera. Molti bravi cristiani soffrono inutilmente a causa di questo modo di pensare, che non è assolutamente evangelico, mentre sarebbe così facile prendere sul serio la parola di Dio e metterla in pratica. Senti Maiadea cosa dice. Non lo dice mai quasi nessuno delle prediche. Sono sacerdote dal 1971 e raramente ho sentito predicare quello che scrivo, cioè che la malattia è frutto del peccato e va combattuta sino alla fine. Per essere confermato nelle mie idee mi sono messo a leggere il Vangelo assistito dallo Spirito Santo. Ho scoperto delle verità che neppure supponevo. Come? Dio vuole che viviamo tutti in ottima salute. Mosè è vissuto 120 anni a quei tempi. Vedeva bene, sentiva bene, non aveva neppure il mal di schiena. Questo non ti dice nulla? Il libro di Giobbe al capitolo 2, 3, 7 mi ha fatto capire che la malattia non viene assolutamente da Dio, ma è un frutto avvelenato del mister il diavolo. Si legge infatti in questo passaggio di Giobbe: il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male. Egli è ancor saldo nella sua integrità. Tu mi hai spinto contro di lui senza ragione per rovinarlo. Satana rispose al Signore: pelle per pelle, tutto quanto ha, l'uomo è pronto a darlo per la sua vita. Ma stendi un poco la mano e toccalo nell'osso e nella carne, e vedrai che ti benedirà in faccia. Che ti benedirà in faccia. E vedrai come ti benedirà in faccia. Giobbe, il diavolo al Signore Dio gli ha detto: toccalo in te la pelle, in te la faccia, dopo vedrai come ti benedirà. E invece l'ha benedetto lo stesso Giobbe a Dio. Il Signore disse a Satana: eccolo, nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita. Satana si allontanò dal Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo. Qui si vede bene che la malattia che ha colpito Giobbe è stata provocata da Satana. In Luca al capitolo 13
versetto 10-11, una volta Gesù stava insegnando in una sinagoga, in un giorno di sabato, c'era là una donna che aveva da 18 anni uno spirito che la teneva inferma, era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo. In Matteo 12-22 la cecità è causata da un demonio, il cieco riacquista la vista dopo che Gesù ha cacciato il demonio. Leggi Marco 9-25 e anche Atti degli Apostoli 10-38. Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Questi e tanti altri passaggi della parola di Dio hanno rinnovato il mio ministero. Mentre prima la guarigione divina per me era soltanto un grosso punto interrogativo, oggi è una realtà. Ognuno di noi, in forza del battesimo, ha ricevuto una grande autorità sullo spirito del male che causa la malattia, perché Gesù ha promesso: questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono, nel mio nome scacceranno i demoni, tratto da Marco 16-17. Tu che mi stai leggendo, credi che nel nome di Gesù puoi scacciare anche tu i demoni e guarire ogni malattia? Come si dice, demoni o demoni? Demoni, uguale. Uguale. Se non ci credi, che cristiano sei? Nel mio ministero non mi basta proclamare che Gesù libera e guarisce. Io prendo sul serio il suo invito e nel suo nome, in forza del ministero che lui mi ha dato, libero e guarisco. Lo dico soltanto per dimostrare che la potenza di Gesù Cristo agisce ancora oggi. Non faccio altro che obbedire al Maestro. Un tumore è come una vita che invade un'altra vita. Il tumore non è qualche cosa di morto, ma di vivo. Infatti può uccidere un'altra vita. Questa vita, tumore, viene da Satana, colui che distrugge e uccide. Come fa il tumore? Quando questa vita, tumore, riceve l'ordine di andarsene nel nome di Gesù, se ne va e la persona malata guarisce. Se io scaccio lo spirito di cecità, lo spirito di sordità, lo spirito di mutismo, chi soffre di questa malattia è guarito. Lo affermo perché queste cose io le ho viste. Amico, se tu continui a pensare che la malattia viene da Dio, tu non scaccerai mai lo spirito di malattia e continuerai a restare malato. Di un bambino che è muto, il medico dirà che le corde vocali non si sono sviluppate e quindi non può parlare. Secondo la parola di Dio potrebbe trattarsi di uno spirito di mutismo e se scacciato il bambino incomincerà a parlare. Se comprendi questo, tu capirai che Dio vuole che viviamo tutti in ottima salute. Capito? A posto. Adesso ho letto questo, io l'ho fatta. Ce l'ho fatta. È interessante perché sì, ormai sì. Siamo coinvolti. Perché chi è sto Peppino Co? Io ci vorrei andare. Come ci vorresti andare? Ci vorrei andare a trovarlo. Perché campa ancora. Don Peppino Co, le sette tappe spirituali della guarigione. Vorresti andare a trovarlo, quindi sai dove sta? No. Erano venuti ad ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Tu sta? Cosa so dove sta io? Ah, ci sarà. Ci sarà scritto da qualche parte. Ci sarà scritto alla fine del libro. Basta andare su internet e pure lì. Tanto ormai si fa tutto su internet, non è che c'è altre soluzioni, capito? Una volta uno si doveva smattire, perché non c'è essendo internet. Certo. Conosce qualcuno che lo sapeva, che non ti sentivi. Allora basta che vai su internet, costo. Sì. E allora, dato che andiamo da questo santo, sì, e cerchiamo da andare anche noi verso la santità, sì, facciamo la meditazione dei misteri della gloria, se te ne va. C'entra la resurrezione, il dolore oggi. Ah, oggi è il dolore. Siamo in una valle delle lacrime, te lo vedi? È vero. Poi pure lunedì oggi, per giusto, se uno stava lui fa la gioia, però siccome è tenebroso, il tempo è tenebroso, il tempo c'è tutte scie chimiche, un macello, non fa niente, non fa una goccia d'acqua messo la lui. Perché non hai visto che ha messo la pioggia? L'alluvione, proprio. Ha
messo il temporale, la pioggia col fulmine, invece non fa niente, come te lo spieghi? Io ho capito, è loro che ancora non hanno, ma loro l'hanno capito, c'è data ad intendere che se, c'è via per stupidi, l'aeronautica militare hanno sempre per stupidi. Sì, sì. Dice, tanto quelli basta che fa male del fulmine, credete che piove a posto, ma anche non fa niente. La gente non, vede, non crede, non, il tempo non vede com'è la realtà, vede com'è sulle previsioni. Sulle previsioni dice che piove, piove, basta. Anche non fa un goccio d'acqua, piove. Quindi se è nuvoloso, dice che ha piovuto. Ha piovuto. Anche se asciutta le strade. Siccome tutto che oramai hanno capito come funziona, no? Che la gente ha quella mentalità lì, fa vedere sempre le nuvole nell'Italia, no? Quando vede l'Italia, tutte nuvole, lampi, piogge, in realtà non fa un cazzo. Però lo fanno in modo che vanno a vedere il sito internet che c'è poi nella pubblicità. Eh sì. In modo che ci guadagnino. Dopo c'è le meteorine, i minigonna, tutte alte, secche, bionde, no? Adesso c'è le meteorine. Le meteorine, quelle ragazze. Non c'è più le colonnelle della Ronaldo. Meteorine. È vero, è vero. Adesso ci mettono. Non c'è più Bernacca. Non c'è più Bernacca o Caroselli. Adesso ci mettono delle ragazze alte, secche, bionde, snelle, minigonna. Di modo che la gente, poi c'è lo sponsor, di modo che la gente non va a vedere il periodo del tempo per il tempo in sé, per vedere le ragazze. Poi vede lo sponsor, la gente rimane impresso, va al supermercato e compra. Quindi è tutto uno scopo commerciale oramai la vita. Che macello. È uno schifo. Sì, sì. Però almeno piovesse, dicevo, almeno piove, vabbè. Invece niente, non fa un goccio d'acqua, pieno di scie chimiche. C'è il sole in realtà. Se non c'era scie chimiche, oggi era una giornata di sole. La storia. La televisione aveva messo il luzzeno, il lampo. Lampo con le gocce. Con le gocce e poi la nuvola, non bianca, nera, proprio un macello. Ha messo proprio nubifragi. Invece non ha piovuto mai. Niente. C'è la terra dura. La terra secca rapina. Crepe, che c'ha sete che muore. Un macello. Ringrazia Dio che gli alberi, le radici vanno talmente in profondità che ancora vanno a pescare sotto, che ancora ci sarà qualche residuo d'acqua, perché sennò gli alberi erano tutti secchi a stora. Se è verdi è perché hanno le radici talmente profonde che oltre a che va a pescare l'acqua in profondità, sì, dove sì, ancora sì, c'è, tengono su pure i terreni, perché sennò stora franava tutto. E dove non c'è gli alberi, infatti si vede chi viene giù la terra, perché non c'è più un ritegno, niente. Mamma tua che macello! È vero, disastro. Noi ci ridiamo. Ci ridiamo. Fortuna che ci ridi, guarda. Sì, sì. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Allora i misteri del dolore. E per forza. Guarda chi? Che tenebre. Nel primo. Però nonostante tutto, vedi? Nonostante tutto, per colui che ha la fede riesce sempre a vedere lo spiraglio del sole che attraversa le tenebre, no? Perché se vincessero le tenebre non ci avrebbe avuto senso la venuta di Cristo, no? Cioè, certo, alla fine in com'è le tenebre succomberanno, però per il momento pare che vince loro. Sì, in questo momento sembra che la tenebra ha vinto, invece ha vinto la luce. La luce. Oh. Nel primo mistero del dolore si contempla Gesù prega nel Getsemani. Però quello del dolore deve sapere a memoria di sapere. Però qui c'è scritto in base alla Bibbia. Ah. Padre mio, se è possibile passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Tratto da Matteo 26:39. Sì. Padre nostro che sei nei cieli, sei santificato. Il Vangelo ovviamente. Padre nostro. E diciamo questo rosario per la protezione nostra e la liberazione da ogni male, e affinché Gesù ci mandi lo Spirito Santo che ci illumini il nostro cammino della vita, che è questo passaggio verso la vita vera. Ci illumini sta vita che sembra tutta tenebra, ma come hai detto tu, la luce c'è. Sì. Che ci faccia vedere la luce. Però basta saperla vedere, perché sennò se uno guarda superficialmente vede solo la tenebra. Certo, devi andare tutta la cattiveria delle persone. Devi andare molto in profondità per vedere la luce. Che ci faccia andare molto in profondità. Come le radici delle piante che vanno alla ricerca dell'acqua nei profondi, perché sennò non c'è più l'acqua in superficie. Così siamo noi che dovremmo andare alla ricerca della luce nelle profondità delle tenebre.
Allora Gesù, donaci la grazia da pescare l'acqua dove ancora c'è. E dove c'è sempre, l'acqua che zampilla in eterno. È vero. Che sei tu, Gesù. Grazie Gesù. Padre nostro che sei nei cieli. Famo io, Padre nostro, te come noi. Ah, vabbè, dai. Capito? Domanda risposta, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Un po' più forte, non si sente niente, sì. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Cos'è, zio Mario? Parea zio, parea. Hai visto? Sì, ho il cappello. Madonna, adesso dimo l'eterno riposo. L'eterno riposo. No, Santa Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli e secoli. Amen. L'eterno riposo dona zio Mario, Signore, risplende a lui la luce perpetua. Riposo in pace, amen. A zio Lino pensavi? No, pensavo a zio Lino che passava in giochese, penso a zio Lino che c'era. Allora anche a zio Lino. L'eterno riposo dona zio Lino, Signore, risplende a lui la luce perpetua. Riposo in pace, amen. Lui era quel giorno il parente del zio Lino, no? Mommuiolo. Bello il tabaccaio del zio Lino. Mi ricordo quando siamo passati qui con zio Lino. No, con zia Mimmi. C'era te, c'era zia Claudia. Quando? Quel giorno che eravamo tutti insieme, che siamo andati a Cingoli. Pure zia Mimmi, zia Claudia. Quel giorno che dopo noi siamo andati nel lago? No. Che siamo andati nel lago. C'è venuta con noi pure quella ragazza lì. Nel secondo mistero del dolore. Dai, continuiamo. Vabbè, dai, meglio. Nel secondo mistero del dolore si contempla Gesù e flagellato la colonna. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise i libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. C'è una ferita oggi, non ci fa caso. Dove c'è la ferita? Ce l'ho sopra il labbro, mi fa male, noi la fo a di l'Ave Maria bene. Ah.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel terzo mistero si contempla Gesù è coronato di spine. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela posero attorno al capo. Gliela misero. Poi presero a salutarlo: salve re dei giudei. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quarto mistero del dolore si contempla Gesù sale il Calvario con il peso della croce. Costrinsero a portare la sua croce
costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Prega per noi. Nel quinto ed ultimo mistero del dolore si contempla Gesù muore in croce. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascolta, Cristo esaudisci, Cristo esaudisci, Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi, Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi, Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità unico Dio, abbi pietà di noi, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Santa Sposa del Giusto Giuseppe, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi, Madre Castissima, prega per noi, Madre Semprevergine, prega per noi, Madre Immacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre ammirabile, prega per noi, Madre del buon consiglio, prega per noi, Madre del creatore, prega per noi, Madre del salvatore, prega per noi, Vergine prudente, prega per noi, Vergine degna di onore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, specchio di perfezione, prega per noi, sede della sapienza, prega per noi, fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ascoltaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudisci, abbi pietà di noi.
Poi io raccomando che c'era pure esaudiscici. No, no, prega per noi, Santa Madre di Dio. E saremo resi degni delle promesse di Cristo. O Dio, il tuo unico figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. E la benedizione di Gesù, per intercessione di San Michele Arcangelo, di Mamma Maria, scenda su di noi, su noi rimanga sempre. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sia nella mia mente, Gesù sia nelle mie labbra, Gesù sia nel mio cuore. A posto, adesso dicevano, siccome che c'era un davoltre qui, lo fammo a piedi, vabbè? Vabbè. Oh, ma no, con la macchina, sennò corriamo lì con la macchina, va a finire. Io non sapevo che era così bella la strada. Lo fammo a piedi? Sì. La mettiamo qua su davanti, qua su la macchina, dai. La lasciamo qua su. Ma davvero? E poi lo fammo a piedi dopo di giù. Vabbè. Lascio lì davanti al tirassegno. Sapete come strada? L'hanno rifatta, si vede che ci hanno passato con la breccia rossa. Qua c'è? E il poligono di tiro c'è. Non si può, mettiamo qui. È meglio la sala che ci. Cucini ciù, c'è un po' di niente. Infatti. Se no a trovare di scuole dopo non ce ne va. Né a me né a te. No, no. Qui c'è pure la telecamera, guarda. Sì. Qui è questo che ha parcheggiato qui davanti. Però non funziona. No. Non c'è la luce. Non c'è la luce. Oh, allora iniziamo questa escursione. Iniziamo. È quasi notte. Cioè, è quasi notte, però volevo dire, no, ci saremmo venuti a Cinguli quante volte? No? 500. Mille volte. Mille volte? Mille volte no, però... Mille volte, questa qui è una cosa che non manco lo sapevi, per dire, no? Fino però... a che non mi hanno detto di informarmi su un eremo, mi è scappato fuori sto eremo, ma questo poco che esistevo io qui. È vero. Ai tempi del ziolino che veniva a Cinguli, sì. Mentre Santa Sperandia si sapeva, questa non si è mai saputa. Infatti. Andiamo a vedere. Adesso andiamo a vedere come fa con me. Lì. Vedi, giusto giusto, abbiamo finito il rosario, tutto quanto. Tutto bene fino adesso. Ah, che profumo di bosco. Oh, pareva che profumata e puzza. Adesso sento la puzza. Prima hai detto che profumo di bosco. Che profumo di bosco. Adesso, in pesta. Sarà le scie chimiche. Comunque qui il oh, la chiave? Quella in mezzo. Il poligono. Chiudela la chiave, lui, se no ti dà fastidio. C'hai ragione. Incastrala così. Poligono Carlo Giuseppe Bernabei. Cos'è? Dell'Inter? Perché? Blu e nero. Però può essere pure della Juve. Quanto è poca roba. Che schioppo. Tiro a segno nazionale, è aperto solo il sabato e la domenica, poi è aperto nei giorni, lo sabato e domenica solo è aperto, sì. No. Oh, andiamo giù allora, va. Iniziamo questa escursione allora verso quest'eremo. Le bottiglie d'acqua non ce le abbiamo prese. Niente. C'avevo quelle due bottigliette, non le voglio. Le mani al pubblico dello Stato. A parte che è un freddo della miseria, non c'è bisogno da bere. Ministero della Difesa, ramo difesa esercito, aria in concessione alla sezione di tiro a segno nazionale di Cinguli. Demonio pubblico dello Stato. Eh? Demanio. Sì, è stata rimessa a noi. Sì.
Auto gas. Allora sto santo è venuto un mezzo giù nell'anno 1000, tu c'è? Nell'anno 1000? Adesso è selvaggio, intorno all'anno 1100, quando era? Intorno all'anno 1100, 900 anni fa. 900 anni. Tu pensa che selva che era quella volta, oh. Mamma mia. Mezza su bosco. Non c'era il poligono, non c'era niente. Cingoli era una roccaforte. Una roccaforte però, Qui chissà se c'era un sentieretto proprio. Proprio minuscolo. Minuscolo. Piccolo piccolo. Tanto la strada non c'era sicuro. No, no. Però certo che Santa Sperandia invece è andata proprio in una spelonca, in una grotta naturale, no? Sì, dove c'è passata l'acqua vicino. Sì. Sennò come faceva anche a bere? Anche qua ci dovrebbe essere stata passata l'acqua, sennò come faceva a vivere quello? Infatti, e poco si mangiava. Poco si mangiava, gli uccelli. Non sapevo niente di com'era la vita 1000 anni fa qui. Come ha vissuto sto santo. Noi abbiamo letto la biografia su internet e basta. Cosa ne sappiamo? Quello, solo quello sappiamo fare, no? Ci riducemo a internet. Può essere pure che suo santo mangiava come Santa Sperandia. Può essere, le locuste. Le locuste. Mangiava le cose lì, le. Come si chiama? Le lucertole. Mamma mia. Non è che c'è sparene, oh. C'è il poligono, c'è sparene, perché qui. Questo per cosa ce l'ha messo? Perché non faccio da sbattere le macchine qui. Un gomma piuma. Un malloppo di ferro questo. Sì. Solo che qui non si, anche uno che vuole chiudere non chiudi più. Perché la sbarra è rotta, vedi? C'è più niente. E qui comunque la strada pare fatta forse per farci passare le macchine. Vedi? Sì. È la piana. Oh, adè allora, profuma chi? Adè se sta bene. Questa sarà la prima di una lunga serie di cose, no? Di escursioni negli eremi. Sì. Però, no? Però? Però non famo progetti. Oh. Perché i progetti se sfascia basta o niente. Infatti. Non hai visto che mi hanno bloccato già. È bastata una stronzata che già mi hanno bloccato per fare le produzioni video semplici. Pure quelle mi hanno bloccato per una settimana. Quando? Quando mi è venuto a piare il computer. Ah sì, pure quello mi è bloccato, sì. Pure quello. Allora dillo, sì. Che ti chiami Grillo. 5 volte chiusura del canale. Dopo un blocco di un momento, un blocco, poi un altro blocco, poi un altro blocco. Adesso un altro blocco pure, posto. Ce l'hanno con te proprio? Sì, sì, proprio con me. Sì. Però non devi è. Sparire dal. Te l'obiettivo tuo era quello di riempire il tubo, no? Sì. Accendevi nel computer, dovevi apparire te. Il desiderio di onnipotenza ce l'avevi una volta. Allora il Padre Eterno m'ha sbassato la cresta. Oh Gesù. Forse ho peccato di superbia. Che volevi essere dappertutto. Ho peccato di superbia. Me ne rendo conto. Dopo sono stato bloccato, fermato da Satana. È vero. Il male, praticamente, il bene si è servito del male per bloccarmi. E adesso, ecco qua. Eccoci. Adesso iniziamo gli episodi degli eremi. Sì. Così ci facesse bene. Acquistiamo benedizione perché gli eremi e i luoghi sperduti e luoghi di silenzio e di pace, di amore, di pace e di solitudine e poi anche dei luoghi di apparizione, perché in tanti eremi è apparsi anche Gesù e Maria. Sì, perché tanto sicuramente quando i santi stavano qua isolati fuori dal mondo, mezzi boschi, poi non guardiamo la strada, che mica c'era la cosci la strada come adesso che ci riane quei carri. Mica vede né niente da chi c'è niente. Guarda, vediamo noi. Una volta veramente erano sperduti. Mamma mia. E quindi sicuramente erano talmente a contatto con Dio che gli appariva sicuro la Madonna, Gesù. Invece adesso siamo a contatto di internet. Ormai ci appare internet. Ci appare il mondo virtuale.
non c'è più niente di roba. Niente, c'è più niente. Apposta i fraticelli, quelli che vanno a fare le missioni, vanno in Burundi, in Cambogia, in questi posti qui. Perché almeno cioè, fanno del bene a persone bisognose proprio lì, che non stanno a guardare internet, ci hanno bisogno veramente. Dighi. Ma pure la tua c'è internet lì. Vedi questi scafisti venire tutti qui con i cellulari. Ma mica voglio dire lì, voglio dire dei posti proprio che morne proprio di fame lì per lì. Li ripi che morne di fame. Che lì proprio te scongiurano, te guardano con l'amore. Sì. Te fanno un sorriso anche se mezzi morti. Quindi vanno lì perché ormai qui da noi non c'è più niente da fare, vuoi dire, finito. Qui c'è la follia del demonio. Invece là c'è l'amore ancora. Esiste l'amore, basta un gesto d'affetto che già là te lo ripagano mille volte di più del gesto d'affetto che hai fatto tu. Sì. Guarda che montagna. Poi qui, qual è, che zona stiamo qui? E pensa a te, ci sono venuti un milione di volte cingoli, sto anche qui, non so più, già siamo spersi, no, praticamente. Sì, sto angolo qui proprio niente. Se a me uno mi piava, no, con una benda, mi metteva qui, dice tu sai. No, se... sta una benda. Se come fanno benda all'area 54? Sta una benda, no? L'area 52, 50 cosa dirò. Mi piava, mi calava già sta la macchina qui in mezzo. Non stavo qui, boh. In Sardegna, in Sicilia. Guarda che monti! Non so! Guarda che montagna! Ma cingoli! Questo è sempre il Monte San Vicino! Dov'è? Non c'è niente qui dentro! Guarda che roba! Porca miseria! Laggiù cos'è? Pia fuoco o una nuvola? Una nuvola è! Una nuvola, perché solo se piava fuoco era in un'altra direzione il fumo, se vede. Laggiù uno sprofondo! Ah, lì, c'è sta cresce l'erba, ma era franata lì una volta. È andato giù tutto. È andato giù tutto. No, veramente, uno qui? Non perché lo sapevamo che lo sapevamo dove stavo, perché sennò uno se veramente te portava qui. Sa la benda? Sa una benda, poi te sbendava qui. Te sbendava, dice, dove te trovi? Veramente, non sapevo dove ero. Sarebbe bello a facce, però, Sarebbe bello a facce. A bendacce... Andante un posto sconosciuto vicino a noi. Però ci sono qualcuno che ci porta. Sa. Se no tu vai a sbattere. Come te che hai guidato te oggi. Guarda che spettacolo. A Laco c'è un monte a piramide laggiù. A picco. Pensa te. Poi ricoperto dalle nuvole. No, è un effetto ottico. In realtà è tre montagne. Senti che pace già, oh. Manco che ti allontani già poco dalla società civile. Sì, no? Sì, ma guarda là in mezzo là. Se ci sarà stato il santo lì in mezzo. Sicuro, guarda lì. A pregare. A pregare, a mangiare, a cacciare. Perché tanto cacciava. Cacciava sicuro. Tanto doveva mangiare. Da dopo c'è una casa là di sopra. Sì, oh. Quelli pure gli eremiti laggiù fanno, cioè non c'è stata casa nessuno laggiù. Dove? Laggiù sì. No, ma è disabitata, si vede. No. È abitata? È disabitata. È tagliata l'erba, è tagliata bella l'erba. Sì. Sì. E poi lì che pare che c'era una cascata una volta, guarda. Porca miseria, davvero! Da lì a beve! Il santo! È probabile! Andava giù l'acqua! Adesso c'è niente, no? No, no, è asciutto quanto... Quanto... Il deserto diavolo. Del sole! È asciutto! Pare una stradina che c'è! Te guarda la prateria laggiù in mezzo al bosco, oh, quanto è bella. Laggiù. La strada della macchina. La strada laggiù. No, veramente, vedi quanto ci vuole poco già rimane spaesati in montagna? Sì, che bei colori. Guarda che colori rossi qui. Verde, rosso, giallo. I colori dell'autunno.
Che spettacolo, eh. Allora, qua in mezzo c'è l'eremo. Pensate. Mamma mia. E quando... Ello, va? Ello lì. Ello l'eremo. È abbandonato, Ello. È abbandonato. Sì, sì. Allo sfascio. Sì, allo sfascio, allo sfascio. Tutti quei pellegrini che ci venivano quella volta, non ci sono venuti più per mille anni. Quando hanno traslato il corpo del santo nel 1700? Cioè, guarda qui, guarda. Così. Dopo di quella volta che hanno portato il corpo a Cingoli, qui è finito tutto. Che peccato. Guarda Teo dove una volta il santo... Guarda Teo. Poteva stare, no, beh, no, era vescovo de Foligno, quindi c'aveva tutte, anche ne fosse nell'anno 1000... Nell'anno 1000, beh o male, i vescovi c'avevano le loro comodità, c'avevano le loro comodità di allora, sarà state quelle di oggi, però beh o male, no, stavano in nei palazzi, c'aveva tutte le comodità, invece ha scelto di venire a de casa qui, mezzo a suo bosco, è una miseria, per il riavvicinamento con, più con Dio, perché evidentemente la vita... clerica ecclesiastica non gli permetteva, la vita monastica non gli permetteva la vita ecclesiale, questo avvicinamento, capito, con Dio, così invece in mezzo a un bosco, in mezzo alla natura, è il massimo della contemplazione, no? Chissà di cosa se cibava, guarda, io sono curioso, anche perché poi qui di alberi di frutta non c'è niente, c'è? A parte che adesso ormai non c'è più le frutta in giro, no? Manco quelli dei corbezzoli. Però c'è un sacco di colori il bosco, guarda. Boh, manco l'albero dei corbezzoli. Usprisco. Porca miseria. Ma lì veniva solo l'acqua sicuro, guarda. Sì. Sì, sì, c'è un buco lassù. Allora c'è pure, apposta sì, è venuto qua giù. Perché... Dov'è il buco? Su in alto, non c'è un buco. Sì. Oppure non è. Sì, sì, è un buco. Tutto, adesso è tutto sciucco, veramente, sa, non piove mai, Luca. È inutile. Cos'è? L'acqua o il vento che muove le foglie? Qualcosa è qua giù sotto. Zitto un po'. Pare l'acqua. Pare l'acqua, perché nel vento pare che non c'è. Che non ci sia il vento è meglio per la ripresa, perché si sente meglio. Sa. Il fruscio del sottofondo. Guarda che muro che c'è, mamma porca mia. Miseria. Chissà se quella volta c'era quello pezzo lì. Mi sa di sì. Cioè, no, non lo so se era... Boh. Però le montagne c'erano perché queste montagne qui si sono formate parecchi... Cioè, già al tempo di Cristo, cioè parliamo ai tempi già di Mosè, 4000 anni fa già, quando ai tempi di Abramo, diciamo, no? Ai tempi del diluvio. Ai tempi di quella volta, dopo del diluvio. Dopo del diluvio, scappati fuori. Già dell'Appennino era la forma questa, forse tu anche vedi le cartine dei tempi dei Romani, 2000 anni fa. Sa. Ai tempi di Cristo già era così la conformazione qui da noi. Non è cambiato più di tanto, capito? Sì. Fai conto che già il lago di Pilato esisteva, perché Pilato è andato a morire su al lago suo, su a Monte Monaco, in Monte Sibilla. Già era così, quindi la montagna c'era, già resta da vedere se sopra c'era la terra o gli alberi oppure è franato lì, quello bisogna vedere, se c'era altro pezzo di monte o è franato. Sì, ci fermiamo un attimo, a sentire. Questa è acqua. Sì, grazie Dio. È acqua sicuro. È acqua. Grazie. Allora viene da quella montagna lì? Sì. Ma come fa? Quant'è che non piove più oramai? 20 anni. Mamma mia, ancora c'è l'acqua, dai, vediamo. Sono curioso, qui ora il santo ufficialmente l'acqua ce l'aveva. Perché se c'è adesso, dopo 20 anni di siccità, figuriamoci quella volta, no? Sa. Mamma mia. Ma come fa? Come fa a venire giù l'acqua? Oh, qui adesso la strada costeggia proprio una parete rocciosa, Un ponticciolo! Dai! Sì, c'è un ponte. C'è il fiume qua giù. Qui vedi l'opera dell'uomo, hanno fatto una specie per fare la strada, vedi? Sì. Per la strada hanno fatto come si chiama? Gabbioni, gabbiotti de sassi per fare la strada.
Guardate l'acqua! È poroso lì, goccia dappertutto! Non c'è la cascata, goccia! L'acqua passa lì attraverso quei sassi, quei blocchi di sassi che sono stati posizionati lì dall'uomo. Sì, sì. Per permettere il passaggio della strada. Però c'è pure un tubo di plastica là sotto. Un tubo grosso. Sì, sì, invece mille anni fa veniva giù la cascata da chi? Oh, ecco. Ecco. Guarda che roba, chi veniva giù tutto? Mamma mia! Oh, qui un attimo, sai cosa mi pareva così? L'acqua santa mi pareva, che veniva giù da una parte del sentiero. Guarda come si vede male in quel video, guarda. Guarda che macello. Macello, pare non da vedere niente. Sì. Ma alla Rai, come fanno io? Quando c'è Sandro Giacobbo, no? Che fa vedere, pare reale. Come lo vedi dal vivo, lo vedi lì. Come questi strumenti c'hanno? C'hanno i droni automatici. Ma le telecamere pure non c'ha questi qui, c'hanno quelle proprio professionali. Certo, costerà 20.000 euro le videocamere. Ah, ecco, ecco. Oh, sto ponte qui che significato c'ha questo ponticello qui? Niente. Niente. Guarda qui Teo, anche la roccia, guarda. Oh. Sì, sì. Quella è vigata dall'acqua, pensa una volta all'acqua quando arrivava, oh. Tu pensa col... Una volta sarà stata venuta giù tipo le cascate delle marmore era. Sì. Mamma mia. Tu pensa al santo, l'acqua che in due che se andava a beverà. Questa è preziosa, oh, è preziosissima. E le gelata! Porca miseria, gelata, via la sentì! Tu guarda quanta neva c'ho! In continuazione! Ma ce pensi tu? Ce pensi io? Manca, viene giù da lassù, vedi? Sì, ma te rendi conto? Sai, no? Da dove nasce? Ma dove nascerà? Te rendi conto? Noi siamo qui oggi e chi notte e giorno in continuazione viene giù? Noi adesso cioè, siamo venuti oggi, non ci siamo mai stati in 45 anni di vita, 50 anni che siamo. Non ci vedremo mai più e qui l'acqua ha sempre continuato a buttare. E questo è un mistero. Adesso te non c'è più come una volta il coraggio di salire su, vero? Una volta sì. Una volta se era solo salivi su fino a su ci va lassù, per vedere. Una volta. Guarda che io la vellutina! Guarda la vellutina, oh! Che spettacolo sta cascatella! Le fresca st'acqua. Adesso non dà l'idea perché vedi un ruscelletto piccolo, no? Sì. Ma pensa quanto ha scavato l'acqua. Guarda, tutti gli strati di roccia, si vede lì? Sì, ha scavato un bel po'. Ha scavato un bel po', pensa quanta ce n'era una volta, ai tempi del santo, 1000 anni fa, 900 anni fa. Guarda qui, oh, mamma mia. Poi dopo c'è nata la vegetazione sopra, vabbè. Ma pensa a te, oh. Questi alberi che fanno tipo una specie di... Qui sono come fosse una grotta di alberi, no? Un tunnel di alberi, no? Che si incrociano nell'altezza e si incrociano tra di loro. Sì, andiamo, che sennò si fa notte. Sì. Non si vede niente, sennò. No. Non darà a finire questa acqua? Al fiume Musò? Sì, è probabile. Al 100% mi sa di sì, al 100% ci scommetto che va al fiume Musone. Perché va giù, si collegherà in un affluente e poi nel lago dei Cingoli. Sì. Cioè, quindi quest'acqua andrà a finire sicuramente nel lago dei Cingoli. Sicuramente, quindi noi che andiamo giù il mare, che vediamo che d'estate, no, anche se non piove mai, viene giù sempre l'acqua,
uno dei tanti posti da cui nasce quell'acqua lì la sbocca. Ci ricorderemo che questo. Oh, lì pare una colonna, qua. Sì, pare una colonna bianca, guarda. Porca miseria, ma poi pensa un po'. È andato giù tutto, chissà quant'acqua è andata giù. Qui siamo sul terrapieno formato da quella, da quei sassi messi dall'uomo. Però dobbiamo dire pure una cosa, siccome siamo nella fine dei tempi totalmente al massimo, completo e totale, qui l'acqua è quasi finita. Sì. È quasi al termine. Se ce n'è poca, infatti, sì, rispetto a una volta. Perché adesso sarà oggi, noi di come faceva se no a scavare tutta questa valle qui? Allora da qui? Oh, ha scavato tutta sta valle, o da là, Tutto ha scavato. Sì. Mamma mia, l'acqua. Perché però? Dobbiamo intraprendere sempre i soliti discorsi. Fino al 97, fino al 1997 circa, e da metà agosto pioveva fino a novembre. Sarebbe da metà agosto. Se c'è venuto ai tempi del Ziolino, qui negli anni 90. Non piove più. Adesso non piove più. Da metà agosto non piove fino... Non piove mai. O no? La fine, non piove più. Ma una volta da metà agosto, adesso oramai comincerà a piovere verso metà gennaio. Ai primi di febbraio già viene la primavera, a posto. Non piove più. Andiamo, va. Oh, Ziolino... Guarda lì, oh! Chi? Chi era un affluente? Chi? L'acqua, di quanta ce n'era, andava giù pure chi? Vedi che ha scavato. Vedi che ha scavato tutto. Ah. Sì, sì, sì. Cosa dicevi, Ziolino? Allora, dicevo che qua non ha scavato perché, vedi, c'è i sassi dentro con la rete di ferro, no? Ne veniva giù talmente tanta che questo l'hanno scavato dopo che hanno fatto il ponte. Ma chi chissà sa di quante che l'hanno fatto? Sa. Parlo qui ormai tanti anni. No, io mi piaceva esserci venuto ai tempi di Ziolino, ma Ziolino adesso non sapeva dell'esistenza di questo posto. No. Anche se era dei cingoli. Oh, allora aspetta, lì dov'è che, da dove... Se uno anche lì andavi su, no? Andavi su... Non è che vedevi più di tanto, perché dopo vedi, va sempre più su, lì non andavi. Chissà lassù. La scarpata finisce in due al poligono. Due al poligono, perché noi siamo venuti su, fate il giro qua, là sopra. Là sopra c'è, cos'è quel bianco lassù, chissà? Non si riesce a zoomare, c'è tutte piante. Lo so, vedi però la natura, vedi? C'è sempre quella, quella cosa di... Vedo o non vedo, capito? Non ti dà mai la certezza. Infatti. Ti dà sempre il dubbio, te lascia sempre il dubbio. Sì. Andiamo un po' a vedere su Eremo. Sì. Vedi quanto tempo ci siamo soffermati alla cascata. Sì, io non lo sapevo della cascata, Chi si immaginava? Quindi il santo veniva qui. Perché c'era l'acqua. Sì. Morì di sete, non morì di sete. No, de fame, cioè, c'era stati... De fame. Ammazzato i cinghiali, non credo, perché come fai? Pericolo, cioè, non so, un uomo, cosa, senza pistola, come faccio? De cosa se sarà? I frutti de bosco? I frutti de bosco, ma l'amore, sta roba lì, come fai a campare? Non è che c'è poi campare tutti i giorni. Era preso qualche... con le fionde era ammazzato qualche passero. Boh. Di solito le biografie non è che spiegano come vivevano, come campavano. Oh, però bene o male l'acqua c'è sempre in questi posti. Sì, sempre. Oppure se non c'è, come Santa Sperandia, perché è andata via, non c'è più. Non c'è più, ma c'era però allora. C'era. Sì. Allora, dovrissimo... C'era allora, perché ti ricordi lì vicino a Santa Sperandia, più su? Sì. C'era quella vasca? Mi ricordo. C'era un laghetto, c'era una sorgente. Mi ricordo. Ma cos'è, andiamo giù invece da... Due euro. Ma dalla su. Cos'è? Qui c'è un acquedotto. Ce l'hanno fatto, tanto c'era strada. Ma dalla su vedevamo l'eremo, e invece da qui non si vede più. Non c'è niente. Da lassù non vedemi quella casa. Sì, ci deve essere, no? E invece era sopra lì, ci ha imbrugliato.
un effetto ottico. Oppure è lì, oppure è lì. L'eremo. È quello lì, eh. Sì, bello, bello lì. Bello. Siamo arrivati. Sì. Adesso allora non si può manco visitare all'interno perché è lo sfascio. Se è tutto aperto, cosa c'è dall'interno? Niente, ci sarà l'erba, gli alberi dentro. Se il tetto è crollato, cosa c'è dentro? E anche Storaco, Storaco dove stava prima il santo, prima di venire qui, che stava Storaco, anche Storaco ha fatto la stessa fine di qui, è crollato anche il tetto internamente. Eh sì, tutti guarda noi... un po', qui c'è un sentieretto che va giù. Chissà se va a finire quella che dietro là. Boh. Vedi cosa c'è rimasto? I muri perimetrali. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Tutti i luoghi legati a questo San Bonfiglio, tutti allo sfascio. C'è pure il cartello, Sì, oh. Con la macchina, vedi, cioè, se poteva arrivare. Io so, ma però cosa ti consisteva con la macchina? Non ci godemmi manco la cascata. No. Guarda lì, eccolo, finalmente. Eccolo. Che mura. Chiesa di San Bonfilio. Fare un po' aperto lì. Edificio sacro, purtroppo in avanzato stato di abbandono, intitolato al terzo patrono della città, perché il primo è Sant'Esuperanzio, la seconda è Santa Sperandia, eretto dai monaci silvestrini all'inizio del secolo XIII, all'interno di una delle aree naturalistiche più belle e floristicamente più rigogliose dell'intero territorio cingolano, sulle vestigia di un tempio pagano longobardo. Questo superbo luogo, su cui getta ombra il Monte Nero, legato a numerosi racconti leggendari, fu infatti per secoli sede di una fara longobarda. Infatti si chiamava anche Santa Maria di Fara. È questo il Monte Nero, quello lì. Gesù! Oh! Gesù! Adesso ci risponde Gesù. Sì. Ti ricordi quando alzammi i bracci al cielo? Che lo dami è Gesù. Gesù! Adesso non gli siamo più braccio al cielo, Sempre Gesù, lo dà il diavolo, Adesso è sempre a Satana. Sempre a Satana lo dà. Porca miseria, lo damo a Gesù, lo damo una volta per tutte, no? Che ci aiuta. Guarda lì, fatto in pietra, in pietre. Guarda lì, quella volta. Guarda che roba le era spessa la mura. Mamma mia. Nonostante oramai... Quant'è che già che è proprio lo sfascio, no? 400 anni di totale abbandono, ancora beh o male, vedi, si riconosce l'arco della finestra, vedi? Sì, sì. Perfetti quella volta, lavorarne perfetti, nei 1000 anni fa, Sa niente, poi, questi tutti a mano, pietra per pietra, senza mica c'era le gru quella volta. Niente. Sì, sì, sì. Io voglio vedere, sì. Voglio vedere là, cosa... Aspetta, Voglio andare a vedere qua. Guarda un po'. Se può vedere, Non c'è niente dentro. C'è i muri e basta. Bonfilio c'era. Allora Gesù, per intercessione del santo Bonfilio, ti chiedo la grazia di operare prodigi e miracoli su di me e su tutti coloro che mi stanno a guardare, che mi stanno guardando. Miracoli e prodigi. Di far scendere lo Spirito Santo su di noi, lo spirito di liberazione e guarigione da ogni malanno. Questa era la porta d'ingresso della chiesa, vedi? Lì c'è rimasti i chiavistelli, i reperti archeologici. Ah, sì, è vero. Quindi questo, la chiesa era questo, l'ingresso. Che peccato però. Cosa c'è nato dentro? Allora, l'abside laggiù si riconosce l'abside, in fondo. Le macerie, eccole qui. Le macerie qui, c'è nati gli alberi dentro, no, evidentemente. C'è nati gli alberi.
Ecco qua. Beh, io quella volta tu fa conto che invece era completo, stava di casa qui. L'eremita. Buon figlio. Mamma mia. Strano, le finestre ancora lassù c'è rimasti regrati alle finestre, va. E poi era precisi, guarda come lo squadro delle pietre, io ho tutte precise una volta, eh. Queste le pietre, ecco, vedi? Quelle che stavano prima su. Stavano su. Il tetto. E poi guarda, oh. Ma dall'occhio mio è veramente... andava su per così, guarda. La mura non pare dritta lì, pare che viene su... Sì, va su, va su. Va su vedi, in curva. Infatti si incurvava. Ah. Forma tipo le grotte. Sì, tipo una grotta. Tipo una volta sopra, una volta, pensa. Tu pensa quant'era spesso lassù il tetto. Ah, lì c'è un rimasto di affresco. Però è stato scarpinato. Scarpinato, sì. Chissà cosa rappresentava. Oh. Se riconosce solo qualche parena colonna lì disegnata sopra un architrave. La Madonnina Gesù. È stato scurnicchiato dai diavoli. Sì, sì, sì. Buon figlio. Questa comunque... Lì cosa c'era? Una porta lì. Ci sarà stata una scanzia, qualcosa di qualche statua lì? Qualcosa così, sì, dai. Ah, lì ad esempio, lì vedi che addirittura ancora c'è un pensile lì. Cosa c'è? C'è una scaffalatura. Era la cosa che ci tenevi lì, vedi? Sì. Ci teneva l'eremita lì, ci teneva San Bonfiglio, il santo, ci teneva qualcosa per farmi... Sì. Ah, là pure, va. Sì. Comunque io dicevo, no? La fine di molte chiese delle Marche dopo il terremoto faranno sta fine qui, perché non verranno mai più restaurate. Mm. Quelle che crollate rimarranno così, quindi in futuro, se il mondo se anche andasse avanti, molte chiese si ritroveranno in questo modo qui. Molte. Chiese che finché eravamo piccoli noi erano ancora abitate e officiate. Adesso. Impresenziate. Adesso faranno sta fine qui molte. E poi con tutti i terremoti che ci saranno presto. Infatti. Questo è un miracolo che ancora sta parete qua non è crollata, vedi? Mm. Pensa come. Perché quella volta guarda quante inerte le pareti. Così. No, di più. Quante inerte? Poi si vede. C'è le finestre. Un metro. Sì, oh, dall'altra parte pure. Sì. Due metri. Tutte pietre messe una sopra l'altra, attaccate. Per forza resistono quei terremoti. Quello perché adesso le case moderne è crollate. La parete così. Sa. Se che fai nascosta, casca tutto. Sa. Voglio dire, no? Questo adesso guardiamo, ma c'ha mille anni. Mille anni. Comunque, qui dentro sappiamo che una volta c'è stata celebrate le messe, ci viveva i santi, c'era la tomba di un santo, era un santuario. Quindi non si potrà mai, anche se tutto abbandonato, Dio qui c'è stato presente fisicamente, no, nell'Eucaristia per tanti secoli. E la sua presenza non si potrà mai cancellare del tutto. Rimarrà per sempre un luogo sacro, questo, da cui lodare Gesù, il nostro creatore, per tutta la creazione e per tutto quello che ci ha donato. È vero. La nostra vita in particolare, perché se no, se non era per lui, non stammi qui. Sì. E comunque è un pezzo che queste chiese vanno in rovina. Oh. Già ai tempi di San Francesco, no, 800 anni fa, c'erano le chiese in rovina. Però nonostante tutto, la chiesa è andata avanti, la chiesa è come assemblea, come insieme dei popoli cristiani, perché già San Damiano era così ridotta, no? quando San Francesco ha avuto l'apparizione di Gesù, c'era un crocifisso nella chiesa, qui non c'è più niente adesso, vabbè, c'era rimasto il crocifisso e ha detto ripara la mia casa perché vedi è in rovina, questa pure è in rovina totale ormai, no? Eppure
quella volta siamo è nati 800 anni di storia della Chiesa che è andata avanti grazie a Francesco, perché ha restaurato, perché la santità vince sempre, solo che noi al giorno d'oggi non siamo più santi, nessuno più santo, non c'è più i santi, non c'è più la santità, siamo alla fine, non c'è più speranze. Andiamo là sotto. Andiamo a vedere qua giù, qui c'è. Gli passiamo dietro. Per vedere. A chi pare che c'è le ruotate di qualcosa? Una moto? Sì, sì. Questa è una sgommata. Eccola. La parte dietro. Oh, anche lì addirittura c'era una finestra una volta. Oh. Dopo è stata murata. Murata. Sì, chissà quando. Mamma mia, nei luoghi più impensabili, al giorno d'oggi chi è che ci verrebbe a costruire una chiesa in mezzo a un bosco così? Nessuno, cioè, proprio non è cambiato completamente tutto, capito? Sì, sì, sì. Ma giorno, però qui non finisce più questo. No, chi in Dunduai? Guarda lì, oh, stava, non pareva, ma stava, ma sento quella... Non mi sa com'è profondo. Va giù tutto, va giù. Cosa c'era una volta? Che era tutto oramai crollato. C'era la casa, la cripta dove stava, dove dormiva. Certo. E sì, no? Sopra la chiesa. È profondo. Madonna. Illumina. Illumina con la torcia. Non si vede niente. Non si vede più niente. Capirai. Peggio, non vedi niente. Non si vede niente proprio. Sì, sì, beh, si vede il muro fino a qua giù da piedi, vedi? Dopo chissà se c'erano pure le grotte. Ecco. Può essere. Che collegava nella... Perché sì, può essere pure che da lì sotto partivano le grotte che collegava chissà dove. Sì, sì. Attendo un damo a infangacce tutti. Boh. Passiamo di là. È una rotata di qualcosa, fai che mai... No, ma tanto veniamo di in su, perché non c'è niente giù. Fino a lì era imbracciata, perché capito? Invece qui è proprio terra battuta. La prateria. La prateria. Allora? Cos'è? La prateria che vede mie da lassù? Che avevo zoomato prima? No, non può essere. Ma qui la strada finisce nella prateria. Guarda che spettacolo. Che bel posto. Pure per i picnic. Grazie, Gesù. Gesù! Gesù! Gesù, io amo te. Sì. Però se senti i spari non è compatibile. È vero, è vero. Gesù, io credo in te. Ma continua. Tu guarda che posto meraviglioso. Dice, potevi venire pure con la macchina. Pensa a te. Esci. Dundaremo di. Il santo quella volta se l'era tutto, lo conosceva proprio a perfezione il bosco. Tanto qui non è che è una cosa che poi finisce, cioè non è che finisce, perché chissà... To, guarda lì. Sentieri, non finisce più. Non finisce più. Oh! Ah, ma l'hai arrabbito. Oh, chi vedi? Va giù, va giù. E non mi sa com'è ripido.
Tu hai adesso? No, no, io lì ho fatto. Come se si vede qualcosa giù dove ci stanno. Niente, niente, non è lì. Qua giù adesso che torna la breccia. Guarda che la montagna, Luca, guarda che roba. No, no. Che bello qui. Un posto più che meraviglioso. Continua nei sentieri, chissà dove. Vabbè, torniamo su, no? Per forza. Arriviamo su che notte fonda, Ritorniamo su. Fa un certo effetto a vedere la prateria in mezzo al bosco, una prateria? Certo. Fatti? Pure. Guarda che roba, ci mimetizziamo in mezzo al bosco. Siamo un nulla al cospetto del bosco. Eppure siamo soggetti a parlare, a fare dialoghi, a creare, perché siamo figli di Dio, siamo creatori come Lui. Però non possiamo creare i mondi e i soli, l'universo intero. Se non fossimo figli di Dio, seremmo animali, non potremmo cambiare la storia. E invece ognuno di noi può cambiare la storia. Dipende da se stesso o da se stessa, eh? Comunque la prateria nel bosco ti fa una radura. Vedo sempre un coso di... No, una sensazione di apertura, vedi? Sì, di pace. Di pace, vedi? Guarda che spettacolo qui, no? Bello. Ma là ha stuficchiato i cinghiali lì. È probabile. E la chiesa sta sopra sta collinetta qui. Che spettacolo. Siamo il cammino di ritorno. Ma può? È finita? Sì. Comunque veramente fino a qui alla radura ci si può arrivare pure con la macchina. Pensa a te. Strada è grossa, ampia. Beh, chi è un macello, eh? Qui, questo punto qui, è un macello, tocca sotto. Qui, dici? No, però fino all'eremo sì. Sì, sì. Qui sì, perché non è stato più usato. Te dici la radura dell'eremo? No, io dicevo laggiù, ma qui no, qui beh. Però... Fino a qui sì.
Ma qui con la macchina non è sgommato, prendo tu? Pure sì, due ruote. Ah, Perché te è anche umido, non tacca per tutto. Però sei un 4x4 in con me. Allora non chiede. Un'altra porta qui, rivista! Guarda un po'. E quello è il piano sotto, allora veramente c'era una cripta. Sì. Anche quella murata. E il monaco può essere che entrava da lì. Può essere. Comunque lui quando ci è venuto, San Monfilio già era esistente, perché questa qui l'hanno fatta i silvestrini, pensate, i monaci benedettini. Siamo sempre lì, i benedettini, il monachesimo benedettino. Il monachesimo benedettino ha fatto tutto, le grotte, tutto. Sentieri. Grotte. Vallati pure. I vallati per permetterci dopo i mulini, tutto hanno fatto, tutto. Hanno faticato come i sumari. Ora et lavora, pensa che hanno faticato come i sumari. Grazie a San Benedetto da Norcia, l'Europa è stata completamente bonificata, anche se si può dire. Invece vedi, lì dov'è che manca il lì vedi dov'è che manca le tegole, lì c'è l'umidità, vedi, viene giù? Sì. È nero, vedi? Sì. E con le altre parti no, invece. Anche se ormai sono ormai rudere, così a frega se c'è l'umidità. Però vedi, per dire che quando qui non c'è le tegole. Che peccato però che è così mesa male. Sì. Era bello che era integra. Però vedi, dicevo che infatti nella storia c'è sempre state le chiese diroccate, quelle messe a posto, quelle che sono sempre sopravvissute. Poi invece qua giù non va a finire. Va troppo ciò. Va troppo ciò, poi non c'è niente dopo laggiù. Può essere pure che la macchina non la faceva, sta tutta su mollo qui per terra. Qui anda su? No, la faceva. No, qui sì, ma laggiù no. No, laggiù? No, fino a qui sì. Ente quella strada che siamo venuti adesso. No, laggiù no, è rischioso. Qui quello sì. Gira le ruote a vuoto. Sì. Qui vabbè perché c'è il breccia e c'è la breccia e attacca su, si attacca. Adesso è un macello la registrazione, fammi vedere solo la strada. Sì, quindi conviene staccarla adesso. Conviene a finì. Sì. Però, oppure trasmettiamo le nostre emozioni. Oppure... Le nostre emozioni, di qui dentro. Sì. Dentro sta selva, sto bosco, de notte, se sciala. Sì. Se respira bene, sente che ossigeno. Guarda l'umidità che c'è addosso. Mettela vicino la bocca. Guarda. E i morti non c'è ne più niente. Guarda. No, praticamente quello che noi buttiamo fuori, l'alito, no? Le bollicine. E il vapore. Vapore, perché siamo acqua. Nella lettera di Daniele c'è scritto che noi siamo vapore, acqueo.
Noi siamo vapore. Siamo solo vapore e acqua. Se noi ci mette ad arrostire al sole, va via tutta l'acqua, moriamo disidratati. Come le meduse. Siamo meduse, siamo. Sì. Siamo solo meduse, pensa. Pensa quanto contiamo... Fisicamente. Niente. Il nulla. Eppure... E abbiamo delle capacità, dei doni, dei talenti, dei carismi. No, fisicamente cioè, gli animali ci superano. Fisicamente sì, cioè, degli fisicamente animali sì. Però noi superiamo a tutti gli animali, sì, perché sì. Dio onnipotente ci ha donato la sapienza, l'intelletto. Certo che gli animali non c'hanno. Non c'hanno da creare, non può ne creare. No. Anche se insetti creano, sì, perché creano gli alveari, le api. Le api oppure... creano esagoni perfetti negli alveari, sì, no? Anche se uno deve disegnare un uomo a mano libera, un esagono non ci riesce, deve piano a squadra, qualcosa. Questo è un mistero. È un mistero, le api ce la fanno. Però, per esempio, insetti e gli animali creano anche loro delle costruzioni. Sì. Però non è che creano automobili, mezzi... Ecco. O quant'altro, sì. Edifici, no, strutture, no. Chiese, templi no. Niente. Guarda qui. E l'acqua tutto un continuo. Su ponticello qui sulla pedonale. Un laghetto. Dopo l'acqua da lì penetra dentro, capito? Sì. Sotto scappa fuori là. Che bello. Ci inseverà a beverai cinghiali questi fiumi. Sa. È ovvio. Una loro utilità ce l'hanno, perché. Tu pensa a Dio, ha pensato tutto. Pure per gli animali. Ha pensato a tutto. Nella sua infinito amore e misericordia. Tutto. Sicuramente quella volta dopo gli eremiti di notte se li chiudevano dentro, mi sa. Sa. Non stava né all'aperto, tanto era freddo pure, perché quella volta era più freddo di adesso. Certo. Già cominciava a novembre, adesso c'era la neve già. C'era almeno quassù sarà stati 4 metri di neve. È minimo. I legni non gli mancavano. Comunque uno anche che ti sforzi di pensare, non mai riuscirai a capire come cavolo facendo a vivere. Una volta, boh. È vero. Adesso comunque veramente non c'è più sti eremiti così. Adesso uno che so al ritirato dal mondo va nelle missioni. Ante le missioni dei missionari in Cambogia. Sì. Oppure dove? Oppure a Cuba. No. C'è pure quelli a Cuba. Ah, pure a Cuba. Sì. Oppure anche a. Oppure in Africa. In Africa, nello Zambia. Nello Zambia. O in Etiopia. Infatti. Ce n'è tanti che. Perché vedi, per esempio, no? L'ultimo, diciamo, eremita, tra virgolette, no? Era padre Armando, padre Don Pablo. Guarda un po' chi c'è. Chi va su? Padre Armando, chi è? Padre Pietro Lavini. Ah, che è il muratore di Dio. Il muratore di Dio. Che ha ricostruito le mura di. Dell'eremo di San Leonardo. Anche lì è una ex abbazia eremo. Si sentieri l'ha fatti l'uomo o i cinghiali? Cosa ne so? Cosa ne sai? Infatti? Qui? Cosa ne sai? Non si sa. Guarda sta radice! Come si piega! Anche i cinghiali, se passano sempre in questi posti, alla fine creano i sentieri. Sa. Perché pesa. È probabile che da sopra viene giù a bere. È pesanti. È vero. Può essere.
ti dicevo, no, cosa, padre Pietro non era un eremita, diciamo, lui faceva tipo eremita, non era un vero e proprio eremita, era un frate cappuccino che stava lassù, ma non è che viveva, non era il classico eremita che era isolato dal mondo, tutti i giorni c'era la gente che andava su. Sì. Al giorno d'oggi, se uno si mette a fare l'eremita, ci sarà sempre la gente che va sempre lì, perché crede che gli eremiti sono tipo santi, come era infatti santo. Certo. Un mezzo santo. Infatti noi abbiamo respirato l'aria proprio della santità. Santità. Quando stammi però, vicino a lui. Non vivrai mai in un coso, mai isolato dal mondo al giorno d'oggi, perché la gente te andrà sempre, capito? Quando sa che uno... Perché al giorno d'oggi ci sono tutti i mezzi di comunicazione che c'è, lo sa tutti. Basta che uno sa che c'è uno che vive, come se adesso mette uno, no? Viene qua, si mette a posto quella chiesa lì, come ha fatto a suo tempo padre Pietro per San Leonardo. La gente ha cominciato tutti a andare su. Sa. Lui non è mai vissuto, c'è stava da solo qualche volta, ma c'era sempre qualcuno. Non fai proprio il solitario fuori dal mondo. Invece se tu vai in missione... Laggiù fai proprio, vai, cambi completamente mondo, capito? Laggiù vai fuori completamente dal mondo. Però qui da noi oramai è quasi impossibile riuscire a fare una eremita proprio. È vero, è vero. Cioè proprio invece quella volta sì, perché quella volta chi ci poteva venire? Sì, gli abitanti del posto, ma no che ci veniva la gente da fuori, perché non c'era i mezzi, non c'era le strade, non c'era niente. C'era solo i carretti. Ecco, i carretti. I cavalli, e poi non c'era la comunicazione. Non lo sapeva se c'era un pratico. Mica c'era internet. Lo sapevano solo gli abitanti del paese e basta. Quindi bene o male riuscivi comunque a fare un bel coso del solitario, riuscivi a fare solitario. Una bella vita solitaria. Si vede ancora nulla? Sì. Sì. E i paesi quella volta venivano fondati maggior parte sui cucuzzoli delle colline, come cingoli, no? Sì. Sì, in alto. Per avere più protezione, per difendersi dalle guerre. E anche lì era faticosa la cosa, perché te, nella cima della collina non c'era niente. I mattoni per fare le case dove li dovevi prendere? Basta, nelle cave. E devi trasportarli su con gli animali. Pensa quanto lavoro. Pensa quanto lavoro, eh sì. Tutte quelle pietre di quella chiesa. Quelle tutte a mano fatte, quelle mica c'era il coso, la macchina, la pressa che te le squadrava. Tutte martello e scalpello, una per una. Come l'hanno fatto una volta non lo so, va. Noi in confronto adesso siamo delle pappe molli, veramente. Sì, è vero, tutto trattore. Sì. E poi chi è che costruisce la maggior parte di loro, no? Quelli che stanno nelle costruzioni bestemmiano a Dio. Ah sì? Sì, quella volta invece ora te laborat. Sì. Lodavano Dio e costruivano. Sì, sì, sì. Nessuno impregava. Invece adesso tutte bestemmie, inni a Satana, al demonio. Sì, Mamma mia. Ci rendiamo conto le creature come se... No, la maggior parte di esse, se creature, tutti i giorni bestemmiano a Dio. Pensate. Dopo i risultati si vedono nell'architettura, no? Vedi, una volta le forme dell'architettura ti davano il senso di infinito, di bontà, di pace, adesso tutti squadrati. Adesso ti danno il senso proprio di schifo. Sì. Della fine. Della fine. Infatti le costruzioni antiche, se viene un terremoto, no?
Le costruzioni antiche ti dispiace che crollano, quelle moderne tanto non vale né niente, dice anche le butta giù, non perdi niente. Come dico, al giorno d'oggi non c'è più la capacità di costruire qualcosa di bello. È vero, è vero. Diceva, tanto quelle moderne, quattro muri buttati su, conviene buttarle giù a fare le nuove. Invece quelle vecchie cerchi sempre di recuperarle, perché come una volta non si costruisce più. Infatti. Quindi se... Tanto quando non c'è Dio è così. È vero. Quindi se ci fosse un terremoto catastrofico che spacca tutto, sì, come si fa? E dopo ci si chiede come famo a costruire, a ricostruire come era prima? Niente. Impossibile. Pareva qualcosa su. Pareva un capolo lì? Invece un albero. Poi quello è la fine del sentiero, no? Ah, sì. La sbarra di cos'è? Già siamo arrivati. Sì. E una miseria quanto ci è voluto poco. Questo è il più corto... l'escursione più corta che abbiamo fatto noi. Sì. Eppure se non l'avevi fatta non sapevo manco che c'era. Vabbè, però rifaremo quelle che abbiamo fatto. Sì, sì. Per esempio Santa Sperandia, anche se ci siamo andati 10 volte, però mi sa che la dobbiamo rifare. Per forza. Perché non c'è più su internet. Sì, tocca rifarla. Mi sa che non c'è più. Anche se a noi non ci fa né caldo né freddo ormai, perché ci siamo andati tante volte. Sì, però uno vedi sempre com'è le cose. Vedi i cambiamenti. A posto. Terminiamo qui oppure terminiamo proprio alla fine del viaggio? Alla fine del viaggio? Vabbè. Tanto ormai manca niente, no? È lì. Cosa? La fine, è lì. Ah, la fine del viaggio di qui? Terminiamo. Sì. Ah, dopo vedi anche... perché potremmo dire qualcosa. La coroncina, per strada. Oppure un altro rosario. Vediamo. Siamo stracchi già. Penso. Vedi, una cazzata del genere ci ha straccato. Sì, oh. Pensa quando facevi quelle lunghe. Quelle escursioni lunghe, sì, di montagna. Sì. E non c'è straccami quella volta. Eri più giovani. Sì. C'è i miei 30 anni. Ormai cosa che fa sempre queste piccole. No, dopo ormai tocca arrivarci con la macchina. Sì. Ecco, siamo alla fine del sentiero. Sì, è finito tutto, pure oggi. Sì, sta cosa che non abbiamo mai fatta termina. No? Abbiamo dovuto aspettare il 2019, penso 20 anni dalla morte del zio Lino. Sì. Che è stato il primo che ci portava, che ci ha portato a Cingoli. Questa escursione così vicino, abbiamo dovuto aspettare a 20 anni dalla morte del zio, buonanima. Per andare qui. Per andare qui. Oh. Ci siamo sporcati tutti per far vedere a sta gente il tutto. A parte che ci saremmo venuti lo stesso, quindi. Sì? Sì, sì. Quindi no, non è per la gente la colpa, quindi. No, no. Ah. Oh. Non devi bere. No. Ma te non te si vede? A me? Sì.
si vede, ti si vede. Mi hai suonato. Quello dirà, ma cos'è stupido? Mi fai subito chi ha suonato, se schiacci un po' già. E sa. Diciamo una coroncina? Sì, dai. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Per intercessione del Santo. De San Bonfilio. De San Bonfilio. Compatrono dei cingoli. Compatrono dei cingoli. Chiediamo a Gesù la grazia di liberarci dal male. Con questa coroncina della Divina Misericordia, voluta da Gesù in persona. Eccolo qui, Gesù apparso a Suor Faustina Coasca. Guarda un po', si vede poco. Sì. Si vede. Gesù. Chiediamo la protezione di Gesù per la nostra vita. Oh. Ah no, quella che più io, no? Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crucifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la rimissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Adè, famo come il rosario. Volevi finire qui oppure volevi fare qualche altro posto di notte? Che ore? Le 6:30. Ma quello va bene o è le 5:30? Le 5:30. Dopo ci si fa tardi. Sì. Alle 6. Tanto arriviamo alle 6. Arriviamo alle 6 a casa. 6:15. Ma no, perché un'ora, mezz'ora solo ci vuole? Ci vorrà di più. Ah. Però non so cosa famo. Cosa famo di notte? Perché devo andare a prendere il computer da zia. Ah. No, tanto di notte erano le cose che già abbiamo fatto, anche se non c'è più, no? Il centro. Però non c'è più. Ah, non c'è più. C'è più il centro dei cingoli, no? Così? Non c'è più. Col mammo, con la vostra. Capirai. Tempo, la storia. Non me ne valo. Non me ne vado ad andarci. Ho capito, capito. Però mi dispiace. No, non è che io no, non mi frega, io per. Non mi dispiace, no? Perché devo andare a prendere il computer da zia che ha caricato il video del convegno della Garbini. No, io volevo dire, no? Che una volta invece non te straccavi mai. Te ne andava sempre di fa tutto fino alla fine, capito? Adesso mi stanco. Ah, vabbè. Perché mi sono stufato a fa tutto fino alla fine. Ah. Per cosa? Per gente che non se lo meritano. È vero. E allora non vale la pena. Famo quello che potemo e non ci smattiamo. Perché alla nostra vita non ci pensa nessuno se non ci pensiamo noi. Sì, sì. Dobbiamo tutelare noi stessi, la nostra salute e la nostra vita. Non ci dobbiamo fare le cose più di quello che potremmo fare delle nostre energie. Io ho capito questo ormai. Se te dopo ti dispiace che ci volevi andare, dimmelo e ci andiamo. No, io era bella ripresa, ho detto se volevi fare qualcosa. No, come posto l'ho visto tante volte, il centro. E io perché devo andare da zia ruota, capito? Devo prendere il computer. Ieri sera c'era Veruska Puff in televisione. Dove? Su RTM. Ah, non lo sapevo. Era in un convegno. Ah. No, ma qui per sbaglio, girando c'era lei. Ho capito. E cosa la intervistavano per quello che fa?
Sì. Ho capito. Burlesque. Ah. Oh, qua? No, volevo essere aperta la chiesa, ma è chiusa. C'è qualche macchina? C'è la mesta. No. Non è stata toccata dal terremoto questo, è aperto. È aperto. La più antica del 5, questa l'abbiamo visitata mai con la ripresa? No. C'è la mesta? No, no. No. Non c'è niente. Solo che è notte, non si vede niente dopo. Non si vede niente. Il cimitero? Gustava? No, no. Ci andiamo a fa. Potremmo fare con l'eterno tanti riposo. Dice, ci andrai tanto quando si muore. Infatti. No, dico. È aperto comunque. Dimo io l'eterno riposo. Oh, a me non mi dispiace di andarci, sa, però. Sì, sì. Non cioè, da vivo o da morto? Come... No, da vivo. Ah, da vivo non ti dispiace, capito? Mi piace andarci da vivo, infatti... al cimitero, non sì, da morto. Sì. Da morto voglio l'ampolla dentro casa, il mio figlio mi tiene dentro casa. Sì, è contro la chiesa questa cosa. Ma sì? Allora niente. La chiesa ha detto che bisogna andare al cimitero. Inteso come camposanto. Allora, sepolto. Allora sepolto come il mammo. Però magari un... sottoterra. 5 secondi. Sì, andiamo a... Andiamo a salutare Gesù, dai. Da un saluto. Al Santissimo. Cosa c'è? Ma ci dovrebbe essere. Chiesa di San Esuperanzio. XIII secolo, quindi questa è stata costruita cent'anni dopo che è morto San Bonfilio. Costruzione terminata nel 1295 e attribuita all'autore del portale Giacomo da Cingoli. Insigne collegiata, vi si conservano le reliquie del comprotettore di Cingoli, San Esuperanzio. Mamma mia, che manco. Dopo tanti anni... è bello, cioè per noi è bello che ancora al giorno d'oggi qualche cosa dell'antico si sia conservata, se no veramente cosa c'è al giorno d'oggi? Niente. Questa quindi il terremoto non gli ha fatto niente? Eh no. No. Chi raffigura quel vescovo lì? È Sant'Esuperanzio sarà, il primo vescovo dei Cingoli, anche lì, quello. Sì. È un vescovo, vedi che c'ha il cappello del vescovo. Mm. Sotto il bestiario, l'aquila, gli agnelli. Chissà che c'era un significato, ma noi siamo ignoranti, una volta capirne più di noi, oh. È vero. Lì c'è l'aquila, e lì c'è tre agnelli, un agnello che rappresenta sicuramente Gesù con la croce, due agnelli dietro, no, due leoni, cos'è? L'aquila reale c'è, che vede tutto. L'aquila nel senso la vista, per come di infatti, l'aquila è la rappresentazione di Dio, perché è l'animale che ha la vista più acuta, e Dio vede tutto. Tutto dappertutto. La presentazione di Dio. Mm. No, ma entriamo in queste meraviglie che ancora ci sono ancora in Italia. Questo tempio santo, sì. In cui dimora Gesù. Guarda un po'. Il Signore chiama molti modi, sicuramente mai al cellulare. Santissimo dov'è? È lassù. È il triangolo, è l'occhio che vede tutto. Gesù, il crocifisso, no? Schiodato, vedi? È una particolarità, oh. Un Gesù che dalla croce, no?
si schioda come per andare ad abbracciare i suoi figli, ti rendi conto? Come ha fatto Marcellino, cioè, Panevino? Cioè, non è, cioè, nonostante i suoi figli l'hanno appeso a una croce, l'hanno inchiodato. Lui abbraccia i suoi figli della croce. Abbraccia i suoi uccisori, cioè noi. Mamma mia. Si schioda per dare la croce come per venire ad abbracciarci. Ma che spettacolo, che significato. Mamma mia, pare vero quel Gesù. Se sapessimo quanta grazia c'è qui vicino il tabernacolo, a st'ora questi templi erano pieni. Se ti ricordi Padre Pio, se la gente si rendesse veramente conto del valore, no, delle messe, ad ogni messa fuori ci dovrebbe essere il servizio d'ordine, polizia e carabinieri per cosa, il traffico. Perché la gente, invece la gente non si rende conto, infatti non ce n'è nessuno. Ma quanta grazia c'è. E comunque nelle sculture antiche, nelle chiese antiche, se vi conosce di più, 1500, 1537, praticamente 500 anni fa. È un miracolo queste cose ancora. Attento, Nara, che c'è l'allarme. So. È un miracolo che queste cose ancora si conservate. La fortuna non esiste, non è manco fortuna. Dimmi un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. L'occhio, no? Nella porta del tabernacolo, dentro c'è Dio. Ti rendi conto? Non mi rendo conto. Non ci rendiamo conto. Lì dentro lì c'è Dio. E quindi da lì l'occhio, il triangolo, la Trinità. E l'occhio che vede nelle profondità dell'animo. Quindi anche noi di fronte agli uomini ci mettiamo una maschera e gli inganniamo agli uomini. Invece Dio no. Anche se ti metti le maschere, Dio viene nell'intimo, nel profondo. Quindi di fronte a Dio... Di fronte a Dio siamo tutti nudi. Esatto. Invece questa, essendo stata una collegiata una volta, c'era un capitolo di canonici. Pensa quanti ce n'erano, perché quello era il coro, no? Ogni sede c'era un canonico. Era ogni sede un sacerdote. No? Adesso non ci sarà più manco il parroco di nuovo. Invece una volta pensa quanti preti c'erano. Quando si mettevano lì tutti insieme a lodare le lodi e a cantare le lodi di Dio. O Gesù, proteggici tu, liberaci dal male. Non andremo a finire sto passo. Ma fortunata, qui ecco il tetto hanno rifatto, si vede, no? Si vede che è nuovo. Bello comunque, l'hanno rifatto bene. Bello buono. Okay. Qua giù c'è la tomba di San Gesù Peranzio, quando lo vedi. Pennacchioni, vedi? Adriano Pennacchioni. Era un predecessore del Ziolino. Vedo? Priore della collegiata, insigne collegiata, priore. Poi era vescovo Tarcisio Carboni, che tu l'hai conosciuto il vescovo Tarcisio Carboni, vescovo di Macerata, quando hanno fatto delle reliquie, hanno fatto la riesumazione delle reliquie del santo, in quell'anno lì, 1985. 28 luglio 1985,
Che ci avevi 7 anni, infatti ti ricordi il vescovo Cinzio Carbone nel macerato. Riesumazione. Io adesso veramente questo Adriano Pennacchioni, il suo prete, era parente del zio Lino. Può essere. Un antenato. Gilberto Giorgi dovrebbe essere stato il sindaco di Cingoli nell'85. Comunque allora, Sant'Esuperanza è stato il primo vescovo dei Cingoli, quando Cingoli è stata creata come diocesi, il primo vescovo. E martire, perché i primi vescovi di tutte le città nostre sono stati tutti uccisi, perché i primi tempi la religione non era vista, era... I cristiani erano perseguitati. Da sempre? Da sempre. Quindi i primi vescovi sono tutti morti martiri. Gesù misericordioso. Il Gesù confido in te, Gesù confido in te, eccolo. Guarda la Madonnina con Gesù nel seno. Che bella. Gesù saluta, vedi? Col globo da una parte e la Madonna a braccia aperte come per accogliersi, un po' come Gesù. Gesù però dalla croce scende, invece la Madonna c'è il braccio alzato. La Madonnina c'ha il rosario, vedi? Mi l'hanno emesso. Cusci alte, cos'erano? Giganti una volta che facevano queste chiese altissime. È proprio per dare il senso di onnipotenza. Di onnipotenza. Guarda che bello. I tre archi lassù dove stavano i canoni. Dove sono funato? Cioè, veramente, oh. Un'architettura che ti eleva al cielo proprio. E leggilo, Luca. Sì. Sant'Esuperanzio, vescovo protettore dei Cingoli, o Sant'Esuperanzio, ti preghiamo di esserci potente patrono presso Dio. Accetta il nostro ossequio come pegno di riconoscenza della continua protezione che sempre hai concesso ai tuoi devoti. Innalza a Dio onnipotente le preghiere per noi e per le tue dilette Cingoli e Montefelcino. Montefelcino vicino Fano. Perché siano benedetti gli uomini di buona volontà, non venga mai meno la fede da te predicata, siano esercitate le virtù e Cristo accettato da tutte le anime viva in ciascuno gradito ospite. Amen. 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 La coroncina. La coroncina. Adesso la cantiamo questa chiva. Cosiddetto Cuba. Cosiddetto Cuba. Cuba ho detto. Questo qui dove sta? Pare Cuba. Pare quello stile. Se c'è mi soldi la metto a olio. Perché campa ancora puretto? Campa, ha detto. Francesco ha detto che sta bene. Ah, bene, vabbè. Adesso, prima da cantare l'Immacolato Cuore di Maria, questo qui, diciamo la coroncina. Niente, uno per sapere le cose deve fare la classica ricerca su internet. Non c'è, certo. Che non c'è alternative. Certo, su Wikipedia. Perché uno devi cervellarti? C'è tutto lì? C'è tutto. C'è tutto. Non so. Non, è un bene o un male? Se sparisse volta, internet, come si fa? Perché voglio dire, una volta uno devi tribulare per cercare una roba, un'informazione. Ma te invece fai subito. Infatti. Quindi da una parte è un per bene. Per i giovani di oggi non c'hanno più nessuno stupore, perché tacchi nella musica. Per esempio io per trovare una musica in una cassetta mi ci mettevo le ore. Adè tacchi la voce Google, mi dai questa musica, la senti. Addirittura manco devi scrivere. Non devo scrivere manco più. Manco scrivere perché lo devi tramite il vocale. Invece una volta, no? Petrua una. Sei un marocchino, eh? Petrua un CD che ti piaceva. Quante tribolazioni a cure dietro i marocchini. Non ti si vede, eh? A cure, dovevi cure dietro i marocchini. Dovevi andare a comprare le compilation al mercatone quella volta. A me me lo dici. No, certo, a te certo. Te lo dico. Petrua una che ti piaceva. Eh. Quanta tribolazione. Invece basta che con il comando vocale. Con l'audio.
Tanto scappa fuori la musica. Io ieri ho detto, mi fai ascoltare Illyria Compilation. La volevo sentire, Illyria Compilation. Cos'è? È una compilazione musicale. Beh, te l'ho fatta sentire? Sì, certo. Se era una volta, vieni al mercato. Mamma mia. Porca mattina. Se era una volta, me dovevo smattire. Mi dovevi smattire, infatti, non so com'è. Da una parte, un bene. Un bene. Perché una volta, sennò, si tribolava troppo. Mamma mia. Diciamo la coroncina, allora. Però te leva tutto, capito? Certo, cucina una cosa così, senza nessuna fatica. Prima, invece, tu faticavi una volta che tripulai il CD, dopo dovevi comprare il CD e tu alla fine quello l'hai trovato, è una soddisfazione. Invece adesso... No, quando c'avevi l'audiocassetta per trovarla, era una tribolazione. Il CD, bene o male, vedevi il nome della musica, trovavi il brano, il numero del brano e poi sul CD. Il CD. Ma no, tu parli dei tempi delle cassette? Delle audiocassette. Che dovevi andare lì, metà avanti e indietro, non si trovava. Io per quando andavo in giro con una ragazza, per esempio, dentro la macchina, per trovare una musica che le volevo far sentire, non la trovavo mai quando c'era lì. Quando non c'era la trovavo subito. Oppure in Tellape 50, capito? I tempi d'oro. Sì, mamma mia. Gli anni 90. Sì, sì. Per me non essendoci più il sacrificio, non è. No, però essendo vissuto di quel periodo che mi ho tribulato, adesso vabbè, dici meglio. Però uno che invece è nato adesso, no, nasce adesso. O adesso, è dieci, tutto o per dieci scontato, anni fa. Da tutto per scontato. Dai, che sanno che per trovare qualsiasi cosa ci vuole un secondo. Se va via internet, questi si trovano nella. È morti. Invece noi bene o male sappiamo come. No, perché però noi vissuto... quanto duriamo? Quanto duriamo? Un altri 30 anni? Se va bene? Dov'è le fonti? Cosa? Ecco. C'è l'acqua. Acqua dietro, Le notte, andiamo via. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Adesso famo come Rosario. Grazie, comunque, grazie Gesù. Grazie Gesù, grazie di, Gesù oggi. Di oggi. Grazie di averci a me, ad esempio, fatto scoprire i lati dei cingoli inesplorati. Inesplorati, vada a te, la chiesa lassù, che spettacolo. Sant'Esuperanzio. Sì. Questi tre santi, veramente, Sant'Esuperanzio. Che pace che c'era giù. San Bonfilio e Santa Sperandia. Che pace che c'era laggiù l'erba. Ah, sì. Per la sua dolorosa passione. No, da te. Aspetta, io dico e te rispondi. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Questa è una chiesa, era, no? Sì. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di Lucati. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Qui ci stava di casa lo zio del ziolino. Mi ricordo. Gesù qui era. Ed ora canto questo canto dell'Immacolato Cuore di Maria, però prima la consacrazione. Vergine di Fatima, Madre di Misericordia, Regina del Cielo e della Terra, Rifugio dei Peccatori, noi aderendo al Movimento Mariano ci consacriamo in modo specialissimo al tuo Cuore Immacolato. Con questo atto di consacrazione intendiamo vivere con te e per mezzo di te tutti gli impegni assunti con la nostra consacrazione battesimale. Ci impegniamo altresì ad operare in noi quell'interiore conversione tanto richiesta dal Vangelo, che ci distacchi da ogni attaccamento a noi stessi e ai facili compromessi col mondo, per essere come te solo disponibile a fare sempre la volontà del Padre. E mentre intendiamo affidare a te, Madre dolcissima e misericordiosa, la nostra esistenza e vocazione cristiana, perché tu ne disponga per i tuoi disegni di salvezza in quest'ora decisiva che grava sul mondo. Ci impegniamo a viverla secondo i tuoi desideri, in particolare per quanto riguarda un rinnovato spirito di preghiera e di penitenza, la partecipazione fervorosa alla celebrazione dell'Eucaristia e all'Apostolato, la recita quotidiana del Santo Rosario ed a un austero modo di vita conforme al Vangelo, che sia a tutti di buon esempio nell'osservanza della legge di Dio, nell'esercizio delle virtù cristiane, specialmente della purezza.
Ti promettiamo ancora di essere uniti al Santo Padre, alla gerarchia ed ai nostri sacerdoti, così da porre una barriera al processo di contestazione del Magistero che minaccia le fondamenta stesse della Chiesa. Sotto la tua protezione vogliamo anzi essere gli apostoli di questa oggi tanto necessaria unità di preghiera e di amore al Papa, su cui invochiamo da te una speciale protezione. Infine ti promettiamo di condurre le anime con cui veniamo a contatto in quanto ci è possibile ad una rinnovata devozione verso di te. Consapevoli che l'ateismo ha fatto naufragare nella fede un grande numero di fedeli, che la dissacrazione è entrata nel Tempio Santo di Dio, che il male e il peccato sempre più dilagano nel mondo, osiamo alzare fiduciosi gli occhi a te, Madre di Misericordia, Madre di Gesù e Madre nostra misericordiosa e potente, ed invocare ancora oggi ed attendere da te la salvezza per tutti i tuoi figli, o clemente o pietosa o dolce Vergine Maria. Questa fa così, senti, Immacolato cuore di Maria, Immacolato cuore di Maria. Ancora mi ricordo Aurelio che la cantava. Penso, allora ti fa venire i brividi. Mi fa venire da piagne, perché mi commuovo, perché Aurelio gli ho voluto bene. Sei luce via, sei luce via, sei luce via, i tuoi figli qua giù. Sei luce via, sei luce via, sei luce via, i tuoi figli qua giù. I sacerdoti a te consacrati, i sacerdoti a te consacrati, guarda con amore, stringili al tuo cuore, falli somiglianti al tuo figlio Gesù. Guarda con amore, stringili al tuo cuore, falli somiglianti al tuo figlio Gesù. Madonna. I fedeli a te consacrati, i fedeli a te consacrati, raduna in tua schiera, preparata a battaglia, perché trionfi presto l'immacolato tuo cuor. Raduna in tua schiera, preparata a battaglia, perché trionfi presto l'immacolato tuo cuor. Quando verrà la nostra ultima ora, è l'ultima, Quando verrà la nostra ultima ora, vieni non tardare, vieni non tardare, vieni non tardare a portarci in ciel. Vieni non tardare, vieni non tardare, vieni non tardare a portarci in cielo. Ecco qua. Ecco qua, bella. Questa sempre si cantava quando c'era l'incontro del Mariano, no? Sì, il Saurelio, sì. Che poi c'è il movimento sacerdotale Mariano, Aurelio, maggior parte cosa ti dice? Rosario? E Rosario? Rosario? Il Rosario e poi il messaggio dello Stefano Gobbi. La Madonnina ha dato ad Stefano Gobbi. Perché? Con che vuoi dire? Una volta era vivo, quella volta ancora. Allora era vivo fino al 2004. E fino al 2001, finché era vivo, gli ha dato i messaggi. Adesso leggeranno quelli vecchi dei messaggi, no? Leggeranno quelli vecchi? Certo. Se volemo invece dire, per quanto riguarda Schio, no? Renato Baron. Schio Vicenza. Pure lui è nato nel 2004 su In Cielo. Ah sì? È morto nel 2004, penso che lì era collegato col movimento mariano. È una miseria, certo. È sì. Lì. È lì il movimento mariano. È lì proprio. Con Aurelio c'è andato a Schio? Non mi ricordo quello. Con Aurelio e Giuliano Mosca. Giuliano Mosca delle macchine? Sì. Giuliano Mosca è uno che dirige.
organizzatore. Quanti anni è che sei andato a Schio? Nel 2000, Lu. L'anno stesso dei Međugorje? È l'anno prima del... Aspetta, 99. Proprio... Era morto nonno già? Sì, era morto. Quindi è proprio dopo che è morto nonno? Prima di andare la prima volta a Međugorje. Prima di andare a Međugorje, capito? Sì. Sì, ma quindi, pizzicato quindi parla... qualcosa. Oh, quando oggi? Prima, te la mano. Ma quando? Vedi, mi ha pizzicato qualcosa. Sì, sì. Ma le piante, mi sa. Ah, le piante. La prima volta a Međugorje nel 2000. Volevo lì, non mi ricordo più. Diciamo Gesù pensaci tu, poi terminiamo la registrazione. Volevo dire che passati 20 anni da Schio. Bello il negozietto, eh. C'avevi 20 anni e ne è passati tanti di 20, praticamente considerando la vita da tutt'oggi tua, le 40 anni, a metà, a 20 anni ci sei andato. C'avevi 20 anni e ne è passati tanti di 20, tu te rendi conto? Impossibile. È impossibile. Perché invece così. Eppure. Quando te sei andato a Schio c'hai 20 anni, ne è passati tanti di 20. Pare impossibile, pare di meno. Pareva che quando una volta, quando eri piccolo, pareva che, io vedo che era che per 20 anni uno, ci vuole il tempo, pare, perché prima vai all'asilo, poi alla scuola elementari, poi le medie, poi a faticare, a 20 anni che invece dopo da 20 a 40 non ci hai messo niente. Niente, ma niente. Questo te parli per me, ma parli pure per te. No, per tutti dico, Luci. Tutti, no, dice 20 anni, ora che arriva 18 anni, no, madonna, non passa mai, perché prima sei piccolo, e poi dopo l'asilo, prima l'asilo nido, poi l'asilo normale, poi le elementari, poi le medie, poi le superiori, arriva a 20 anni, ci ha voluto un sacco di tempo, invece da 20 a 40, un attimo. È un attimo, madonna. È un batter d'occhio. Da 40 alla cassa da morto, pure niente, trovi subito morto, in fin di vita. Malaticcio e vecchio. Ma vediamo i nostri genitori. Macello. I nostri genitori come si è invecchiati. Mamma mia. Ne la fanno più. No. E noi come famo? Zia, bene o male, tua madre c'ha, diciamo, adesso non entriamo nei particolari, però ognuno ha fatto dei lavori, chi in regola, chi non in regola. Mamma non ha fatto il lavoro in regola, non ce l'ha la pensione. Però lei che c'ha la pensione se può permettere l'ospizio. Mamma? Se gli dà l'accompagno però. Se non glielo dà no. No. Però metti caso alla meglio e peggio l'ospizio. Sì. Mamma no. E babbo? Babbo? Sì. Babbo sì, ma Lucì però c'ha la pensione, ma se mamma campa che babbo. Cioè babbo la pensione più l'accompagno, perché tanto per andare all'ospizio ci l'accompagno, sennò ci vai a fare l'ospizio. Allora sì, vabbè tu sì. Sì, però... Mamma ti immagina i genitori, per esempio mia, se mamma gli pia qualcosa e andare all'ospizio. Un macello. Che io non ci riesco a badare. Sì. Come sì. Fo? Boh. È un macello, senza la pensione. Sì. E invece babbo, bene o male, ma voglio dire, no, i genitori quando si invecchiano... È una piaga. Sì. È una piaga per loro e per... I propri figli. Non e perché... dopo noi però. Dopo tocca a noi. Non perché voglio dire, no? Nonno Basì all'ospizio c'è andato solo per Luisa quella volta, non è che lui era proprio. Nonno Basì no. Nonno è morto. Nonno era autosufficiente. Lui quella volta all'ospizio c'è andato per fare il badante. Però gli ultimi anni. Però... Gli ultimi anni l'ha badato male. Però beh o male. Nonno non ha preso mai l'accompagno, nonno, lo sai, sì. Nonno mai l'accompagno. Perché non si reggeva in piedi. Era autoindipendente. Sì, poi te voglio dire. Nonno è tuo pacifico oppure. Nonno pacifico. Nonna Anna pure è morta in un infarto. Nonna Tapierina pure è morta. Non è che. Nessuno all'ospizio, nonni. Tere è andata all'ospizio. Beh, però se gli ultimi 6 mesi. Non è come zia Mimi, capito? Già che c'ha bisogno di andare all'ospizio. Nonna era già cotta. Sì,
zio Mimmi, cioè, capito? Già zio Mimmi invece un pe... no, no, zio Mario, zio Mimmi qui è più di un anno che sta all'ospizio, eh. Però adesso la demenza senile è tanta, è tanta. Invece il mammo c'è andato perché non la faceva più, era, ti ricordi, diceva io sono al 50%, non si sentiva più come prima, agile, non si sentiva lì, l'ictus che c'è avuto l'aveva un po' impedito. Poro zio. Sì. Però ti immagina noi, no? Noi adesso, attualmente. Il mammo, boh, perché il fatto che la moglie già era morta prima, non c'aveva da badare pure alla moglie quella volta, ma lui finché c'era la moglie viva pure lui metteva i soldi pure per la moglie quella volta. Fortuna che quella volta stava a pezzi io, sennò se c'è dove stare tutti e due insieme non lo so. Però Dalila e zio Mario. Immaginiamo chi è che ci guarda, che ha 20 anni. Che cazzo ne frega? Che se fa una risata e basta, no? Sarcastica, c'è pia per culo. Sì, sì. Loro da 20 anni a 40 anni in un attimo. In un attimo, sì. Gli è passa in un attimo. Dopo a 40 anni, quando i genitori hanno 70 anni, 80 anni, dopo piagnene, non ridene più. Sì, sì. Quindi adesso ridene, dopo piagnene. C'è poco da ridere. Macello, non si arrida pure. E se va, se deve andare all'ospizio, ce va pure Riga dietro, mi sa. No, mi sa che non. Mi sa che zia non ce va. Non ce va. Zia Rita fino all'ultimo. Sta a casa, vero? Sì, sì, è forte. È zia. Forte, zia Rita, sì. Ha preso da nonno fino all'ultimo a casa. Sì. Te pensa a te, adesso vediamo, no, a nostra zia Rita, lì no, ormai è la più. A parte zia Mimmi che sta all'ospizio. Zia Rita è quella che ancora sta di casa, che ancora fatica. E invece noi ce la ricordiamo quando eravamo piccoli, che la salutammo da dietro la macchina di papà, ti rendi conto? Che ci scappava fuori, ci scappava fuori. Ti rendi conto quanto è passato di tempo? È passato. Mamma mia. Altro che 20 anni. Stavi fino a giù da nonno, ancora salutami. C'avevi i miei 7-8 anni? Sì. Anche 10 anni? Sì, sì, sì. 10 anni c'avevi, 30 anni, è passati 32 anni. Sì, perché tu fa conto che fino a quando lo salutavi a Zerita? Fino a quando io avevo 10 anni. Fino a qua, perché dopo quando te il trattorino, quando l'hai fatto il motorino? Io il motorino l'ho fatto a 11 anni. Fino a 10 anni? Quindi 30 anni è passati da quando salutavi a Zerita dietro la macchina? Sì. Fino da nonno? Sì. Dopo se si metteva le macchine dietro uno salutavi, dice che cazzo salutare qui? Tanto erano i bambini. Sì. Ci salutavano neanche le macchine, perché sì. Quella volta non c'era il bastardismo, vede. Quella volta ci si salutava a vicenda. Sì, adesso sì. Saluti a uno, ti manda a fare. No, perché continuavi a salutare pure quando hai girato la curva, che zia non ci vedeva più. Adesso. E dopo ci si metteva dietro, dopo si raggiungeva altre macchine dietro, quelle sono salutami ancora. Ad è difficile che la gente quando vede un bambino che ti saluta, lo saluta. È difficile. Lo manda a fare a quel paese. Cioè, che cavolo vuole? Cosa saluta? Oppure gli guarda brutto. Guarda brutto. Io ci ho fatto caso. La maggioranza c'è la cattiveria. Sì, sì. Apposta te dicevi prima, all'inizio di questa registrazione, venendo su, prima dell'osario, che siamo in una valle di lacrime. Sì, 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 sì. Perché non è una bagianata, non è una cavolata, è vero. Perché la cattiveria è troppa delle persone, nelle persone la cattiveria è tanta, se no eri in un paradiso. Se non c'era la cattiveria delle persone, eri in un paradiso. Allora adesso. Oh, la croce? C'era pure prima quella croce in quella chiesa. C'era, c'era. Allora niente, terminiamo qui con il Gesù pensaci tu. Famo, dai. Gesù, gloria. No, però chiediamo il credo, a Gesù. Prima il credo, no? Chiediamo a Gesù il credo con la coroncina, abbiamo detto. Il credo apostolico, abbiamo detto. Chiediamo a Gesù l'invocazione una grazia. L'abbiamo fatto prima? No. Quella lì, la sequenza No, no.
Dimolo col cuore. Dimolo col cuore. Vieni Santo Spirito. Manda noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, datore dei doni. Vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo. Nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sbiato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa. Dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito, sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Pure la luna ci sta guardando, guarda. Sì. Nella tenebra oscura. Nella tenebra, nell'oscurità, c'è questo fanale notturno che ci illumina. Un faro. La luna. Gesù, illuminaci tu. Gesù, pensaci 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 tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La benedizione di Gesù scenda su di noi per intercessione di Mamma Maria e San Michele Arcangelo, e con noi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. È lo stesso coso che fai nel Vangelo, no? Ti ricordi Don Carlo, padre, no, com'è che si chiamava? Don Paolo Sconocchini. Faceva dal Vangelo. Sì. Dal Vangelo. Lo so. Però non lo sa né la gente. Non lo sa la gente cos'è. Ma poi parliamo della preistoria. Anni 90. Dal Vangelo. Che figata. Vabbè, dai, un sant'uomo, però ci ha avuto da ridire dei video mia quella volta. Quella volta sì. Vabbè, ecco, del Padre Pio non c'è ne avuto da dire quella volta, eppure dopo l'hanno fatto santo. Su di me ci hanno avuto da ridire tutti. Lì per lì sia la famiglia facile, che... lì per lì non è facile dare un giudizio su un fenomeno nuovo, no? Perché YouTube era relativamente nuovo quegli anni. Non tutti subito pronti ad accoglierlo a braccia aperte, capito? Quindi... Su di me, tra i familiari, i primi erano contro. I preti erano contro. Contro. E... Ma i vescovi pure. I vescovi peggio che peggio. Il Papa non ne parlavo. Tutti Papa contro. Pure il Papa contro, cioè. Sono stati tutti contro di me. Però... Però? Però...
niente, adesso si è tranquillizzato tutto le cose, perché ormai fa solo i video del rosario. Sì, sì. C'è poco da fare. Oramai non fa più le esplorazioni. Non a parte più... qualche piccola cosa così, ma no, delle pazzie. No, no. Anche se quelle gustavi, i boccaggi. O Luca. Te al giorno d'oggi mette che, a parte che non ci puoi andare, ma mette che vai in una l'isola della raffineria o in delle cose lì, che te chiappene, con i precedenti che c'hai vai in galera. Vuoi in galera? Vai in galera. La raffineria, qual è? A Falconara. Non sei andato là a mezzo alla raffineria dove sbarcano le petroliere, no? Le petroliere non arrivano alla costa. Là. Ah, se io faccio qualche missione col kayak. Col kayak. Però non c'ho la tuta termica. Cioè, più erano poi fa, Sei andato sia alla piattaforma del gas metano in mezzo al largo del Porto Sant'Elpidio quella volta, sì, no? Sì. In più alla raffineria API dove le petroliere tirano le cose nel petrolio. Da mezzo là, perché non si avvicinano alla costa. Sì. Sotto dopo Tocchene. Lo fanno un po' a largo, no? Quindi cosa vuoi dire? Voglio dire che adesso quella volta, guarda con i precedenti che c'hai, no? Prima magari vabbè, c'eri incensurato. Quelle cose che c'hai in corso, ma io che non te ce presenti in questi posti, perché te cose. Fini in galera, vedi, insomma, ecco, no? E sa. E quindi niente, non puoi fare più niente queste robe lì che alla gente piaceva, ecco. Apposta, allora se vedranno in altro YouTube. Pazienza. Sì. Ma ne è bloccato in ogni ambito? Sì. Quando hai toccato quei piloni lì, che mi ha gustato veramente. Sì? Sì. Quanto era alto? Perché te quello lì alla Falconara sei riuscito a toccare i piloni. Certo. Invece a Porto Sant'Elpidio no. Sei arrivato un pezzo vicino e ti ha toccato a stornate, non di fatto arriva proprio là. Certo, c'erano quelli di sopra, c'erano nella gente. Invece lì a Falconara non c'era nessuno sopra? Non c'era nessuno. Ah, ecco perché. E comunque quello del Falconara è molto più vicino alla costa rispetto a Porto Sant'Elpidio. Guarda, però è lontano. È lontano, però è più vicino, ma è lontano. È più vicino, però sì, perché dalla costa lo vedi lì invece. Quello... Sì, ma è un effetto ottico. Quando vai in là, è molto in là. È molto in là, sì. Non so. Quando stai là, vedi la costa piccolissima. Piccolissima, sì. Però quando stai qua sulla collina del Barcaglione, no? Dove è lo zoo, lo vedi, pare vicino. È un effetto. Lo so, è un effetto ottimo. Quando stai in mezzo al mare, guarda, ti pare infinito. Ma perché, scusa, quando tu stai su in Molise, a Termoli, dall'autostrada che sta un po' in alto, non sta proprio su a basso sul mare, dall'alto vedi lì sulle Tremiti. Le vedi, pare che stanno lì a due passi. Invece col traghetto c'ho le tre ore e arriva a cielo. Pensa un po'. Apposta, effetti ottici. Le vedi lì, non è che dice la costa slava non la vedi, le isole le vedi, però arriva a Cempari vicino, invece va a Cempò. Per esempio, invece se tu stai sulla costa, lì stai sulla spiaggia dei Termoli, sulla spiaggia, le vedi là di sta, perché come te alzi le vedi più vicino. Infatti anche se tu vai dell'aereo, no, vai sull'aereo, col giorno dell'aereo, hai fatto caso dell'aereo. Sì, come no. Stai sull'aereo, vedi i paesi e ti pare che stanno lì sotto, pare l'Italia in miniatura, pare. Sa. Invece se tu precipita, cioè dopo vedi se è vicino. Quando vedi te sfregelli mori, quindi non è che sei proprio vicino. Non è facile. Comunque come la Sicilia, dallo stretto di Reggio Calabria. La vedi vicina. Ma col traghetto ci vuole 2 ore. Comunque dal mare la vedi, sì, la vedi vicina, va bene. Pare che tocca. Ma te dalla sull'autostrada, quando esci dall'uscita dell'autostrada Reggio Calabria che sta in alto. L'autostrada è alta lì a Villa San Giovanni. E vedi la Sicilia lì a due passi, la vedi lì. Sì. Dall'alto ti dà il senso che è più vicina. Peccato che non damo più da nessuna parte con Andrea. Con Andrea? Giusto, come andate a finire le cose con Andrea? Niente. Che non vado più da nessuna parte con lui. Perché? Basta. Perché le fa da solo i viaggi. Ah, perché gli costa portateci a te? Penso di sì. Ah. Penso che io sono. Un peso. Sono un costo. Un costo insopportabile. Certo. Non te ci porta più. Era bello con Andrea, no? Sì, era bello perché andavo su nuovi posti, nuove località. Pazienza. Comunque finita pure questa. Per quanto riguarda la faccenda del convegno, quindi c'ha buone prospettive, no? Risparmio virtuoso. Te guardi il video. Guardo il video, dopo vediamo cosa parla. Bruno, che dice il padre?
Adesso non me ne vado. Te ne va, però il padre è d'accordo col figlio, no? No, fa un'altra cosa. Ah, fa un'altra cosa. È d'accordo, però fa un'altra cosa. Sì, sì. Tutto per l'ambiente. Ah, anche il padre. Ricostituisce l'ambiente. Sì. Delle invettive buone. Cosa? Allora il video qui è scritto convegno risparmio virtuoso? C'è scritto. No, il titolo. Ma dato da mettere il titolo. Te lo carichi sul canale Earth che è sul canale tua? Già è caricato, no, solo nel canale Earth. Ah no, su Corpua Mentale, no? No, cosa c'entra? A posto. C'entra niente quello. Quello è suo e basta. Nel mio non c'entra niente. Nel mio ci deve essere solo rosari, coroncine e. Questi posti che famo con. E i posti che famo noi. E basta, sì. E basta. Vabbè, te lo dico subito. Confindustria e l'economia circolare, esperienze dirette. Ah, non ci devi scrivere. Me l'ha dato Andrea a titolo. Ah. Quindi parlavano di economia circolare. È stato interessante. Certo. Fino adesso sempre l'economia lineare. L'economia lineare ha un alto costo ambientale perché si rifornisce solo di materie prime estratte dalla terra. Infatti. E finisce con il rifiuto nella discarica. La lineare le prende dai scarti. Invece la circolare la riprende dagli scarti. Ah, la circolare. Cosa dirò? La circolare le prende dai scarti. Se rifornisce le materie prime le prende dalle, non sono più materie prime ma materie seconde perché le prendono dagli scarti. A quel punto cos'è che manca? Manca la cava, non c'è più l'estrazione. Non è che per tutto, però è possibile. Non è possibile. Però per tante robe sì. Per tante robe sì, non c'è più la cava, non c'è più l'estrazione, non c'è più e non c'è più la discarica. È circolare. Non c'è il rifiuto finale, capito? Quante cose sa mio cugino, quante cose sa. Ma perché non è sa. Lucì? Non è Lucì. Mio cugino diventerà un'icona di YouTube. Di risparmio virtuoso. Un'icona. Tutte icone c'è. Invece con l'Università di Camerino non organizza più niente risparmio virtuoso. Io non lo so. Tanto che c'ha questa partnership. Dillo Andrea, io mica. Ti ricordi quella volta? Io non vado più, nessun viaggio, non faccio più niente adesso. Madonna però, che delusione. I viaggi alla fine lui piaceva portarteci via, perché dopo il discorso che te gli costavi e ti doveva pagare la colazione, pranzo e cena. No. Sicuro. No, però te gli guidavi, lui tutti i viaggi lunghi se li deve fare sempre da solo, come un coso, capito? È stufa andare in giro da per te sui viaggi lunghi. Corti vabbè, ma lunghi non finisci più. Lo so, però quanti costo? Infatti, mangi come un porco perché quando vai in giro. No, io me ne vengo.